Si sente? Sì, benissimo. Sì, è solo che comunque un amplificatore è bruciato. È andato. No, comunque... Tanto io posso usare... Sì, prova, prova anche quello. Sì. sì, prova. Sì. Ecco, meglio. Allora, avevo... Ehm, Avevo trovato questa... Eh, questa immagine secondo me è molto divertente in cui si spiega un po' quali sono le caratteristiche dei vari social che normalmente vengono utilizzati anche per la costruzione di campagne promozionali di cui abbiamo parlato. Ognuno di questi ha le sue caratteristiche e questa slide, questa fotografia le sintetizza in maniera molto divertente secondo me. È di qualche tempo fa, tanto è vero che alcune di queste magari non sono più così tanto utilizzate o non hanno più quella forza che magari hanno avuto per un periodo, ovviamente Twitter e Facebook ce l'hanno ancora. Foursquare è già forse qualcosa che funzionava bene qualche tempo fa e oggi meno, è un social di geolocalizzazione sostanzialmente, quindi dice dove siete, che cosa state facendo, la strategia era lavorare un po' su quel meccanismo di check-in, no? dire sono in questo posto, mi trovo in via Barberia, Palazzo Marescotti e vedere chi intorno a voi aveva fatto lo stesso. Instagram è cresciuto invece molto negli ultimi anni ed è diventato uno dei social più utilizzati anche per il marketing, quindi grazie a tutti gli influencer che nel corso del tempo si sono affermati su questo spazio, ma anche grazie a tutta una serie di introduzioni recenti che prima non esistevano. Pensate per esempio alla possibilità di fare le stories e quindi di pubblicare anche dei brevi video che inizialmente non era contemplata da questa piattaforma e che quindi va ad integrare sempre di più una serie di eh, funzionalità che in alcuni casi erano proprie eh, di, altri, di altre piattaforme. YouTube, LinkedIn, che è un social più di taglio professionale, quindi dove voi potete indicare quelle che sono le vostre competenze professionali, le vostre, eh, il, il vostro percorso di studi e ehm, rispondere ad annunci di lavoro. Proprio ieri su LinkedIn mi è capitato di leggere un annuncio di lavoro molto interessante su Milano, Amazon Video sta cercando una, una figura eh, che curi diciamo, le acquisizioni del catalogo cinema. Amazon e l'ho segnalato a un'amica che secondo me potrebbe avere il, il profilo. Voi siete un po' troppo junior ancora in questa fase, ma magari potrebbe essere una, un lavoro per il futuro grazie anche a questo eh, strumento che mette in rete sostanzialmente competenze e ehm, richieste da parte delle aziende. Eh, quello che mi fa ridere è eh, Google Plus, che è sostanzialmente un, un social network che è finito in un vicolo cieco, è qualcosa che non ha avuto eh, come altri progetti di Google. Penso ai Google Glasses, per esempio, no? non ha avuto quel tipo di sviluppo che magari si poteva prevedere. E, e, e quindi la, la, la spiegazione è sono un impiegato di Google, quindi sono Solo sono qualcuno che lavora per Google e quindi uso questo strumento solo perché faccio parte di questa cerchia. Eh, diciamo un social network che è rimasto un po' ehm, che non ha avuto quel tipo di esplosione, che invece hanno avuto alcuni di questi, penso: Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, sicuramente eh, ritorno su appunto i video che volevo farvi vedere. E il primo è questo eh, che mette un po'. In scena quella che è stata racconta, un po' quella che è stato l'impatto eh, dei, eh, dei social media. <coughs> Ora, di questo video mi piace molto, il, uh, i dati come dire, possono essere aggiornati, a volte combaciano con cose che abbiamo già sentito, a volte no, dipende dalla fonte, dipende da come sono aggregati, evidentemente eh, questo è un aspetto su cui... Si, si può fare una riflessione che non abbiamo tempo di fare qui. Quello che però è interessante è un, un, un dettaglio eh, quando si dice il ROI dei social media è che il vostro business sarà ancora qui tra cinque anni e questo è un tema su cui proviamo a ragionare oggi, nel senso che su questo video lo salto, lo lascio nelle slide e eh, lo vedrete prossimamente. Uno dei punti su cui proviamo a ragionare oggi è proprio questo, cioè quanto eh, il ROI, cioè il ritorno sull'investimento è misurabile e calcolabile per quanto riguarda l'utilizzo dei social media nella, nella strumentazione di marketing di un'azienda e vediamo alcune metriche per cercare di, eh, di misurarlo. Intanto alcuni dati di contesto sull'Italia, questi vengono da un report che potete trovare online. E a, a, il link poi dopo l'ho trovato ovviamente sempre eh, nelle slide. È un report del 2016, non ho ancora trovato la versione eh, più aggiornata, probabilmente non è, stato, eh, non è stato ancora aggiornato se non ehm, diciamo, a livello mondiale, non, non, non ho trovato il dato specifico eh, sull'Italia, però secondo me è già abbastanza interessante. Eh, alcuni dati sull'Italia, circa 60 milioni di abitanti, eh, Quasi, 48, quasi 38 milioni di utenti attivi di utenti internet attivi, 28 milioni di utenti attivi sui social media, quindi quasi la metà degli italiani è attivo sui social media. Se togliete eh, i bambini di una certa fascia di età e togliete gli anziani che magari non hanno eh, questo tipo di dimestichezza tecnologico, capite che sostanzialmente tutti gli italiani, compreso la mia mamma, hanno un profilo Facebook o <ride> utilizzano una serie di strumenti social. Um, 80 milioni di connessioni eh, internet eh, da mobile, mi è saltata una lettera, una parola: eh, da mobile, 24 milioni di utenti attivi sui social da mobile. Quindi, una delle cose che emerge è che l'utilizzo dei social è un utilizzo che noi facciamo spesso in questi momenti. Interstiziali di pausa mentre stiamo facendo qualcos'altro, stiamo sull'autobus, aspettiamo l'autobus, aspettiamo un amico davanti al posto in cui ci siamo dati appuntamento e controlliamo il nostro profilo Facebook, Twitter, Instagram e così via. Quindi le connessioni da mobile sono in grande, eh, in grande aumento. Eh, su questo sito trovate mh, ci ritorno un attimo così eh, lo, lo, potete, lo potete rivedere. Ehm, trovate una serie di analisi di dati eh, di report che possono essere molto utili per ragionare sull'utilizzo appunto dei, dei social e de, di tutto quello che è connesso poi all'utilizzo dei social quindi anche l'aspetto legato alle, ehm, alle connessioni alla diffusione di, un certo, di una certa tipologia di connessioni alla, ehm, alla diffusione della banda larga e così via niente continuo ad andare su questo ma su questo andiamo dopo <coughs> Allora, in questo senso, per quello che riguarda l'utilizzo dei social media da parte delle aziende, sicuramente per un certo periodo di tempo, ora anche questo io scherzosamente faccio sempre una battuta e dico sempre che quando parliamo di nuovi media spesso stiamo parlando in realtà eh, di vecchi nuovi media, nel senso che parliamo di, di Internet, parliamo della rete come se fosse qualcosa di nuovo, ma in realtà stiamo parlando di qualcosa che è nata come World Wide Web nel 1992, quindi stiamo già parlando di qualcosa... Che comincia ad avere una certa storia alle spalle, è chiaro che non ha la stessa storia di altri mezzi di comunicazione, non ha la storia del cinema, non ha la storia della televisione o della radio, ma che però se ci guardiamo bene dentro hanno una storia di poco più di 100 anni. Insomma, in questi poco più di 100 anni c'è stata veramente una grossa eh, rivoluzione, eh, rivoluzione in atto. Allora, quando pensiamo alla, eh, a questi eh, nuovi eh, strumenti, a questi nuovi eh, mezzi di comunicazione, a questi nuovi modi di comunicare perché poi quello che viene messo in campo è anche una nuova modalità di comunicazione una nuova modalità di interazione tra le persone tra, tra gli utenti di queste piattaforme, di questi strumenti eh, possiamo pensare anche a come questi si integrano all'interno di utilizzi eh, che sono di tipo, con scopi di tipo commerciale eh, che non sono a volte gli scopi con cui sono nati ma che poi nel, nel corso del tempo diciamo, hanno preso eh, acquisito importanza e eh, quello che nasce come una sorta di annuario eh, all'interno di un campus universitario come Facebook diventa invece uno strumento per costruire e mantenere relazioni sociali, ma diventa anche uno strumento per promuovere, consolidare e mantenere relazioni intorno a una eh, necessità di tipo commerciale, quindi intorno a un brand, intorno a un prodotto. Eh, in questo senso, anche se stiamo parlando di qualcosa che eh, già comincia ad essere, eh, ad avere una sorta di tradizione comunque alle spalle, benché breve, però insomma ad avere già dei, eh, delle caratteristiche eh, e delle, dei modi di utilizzo e delle prassi eh, di lavoro, eh, stiamo comunque ancora parlando di qualcosa che può essere un elemento di cambiamento all'interno di quello che è l'approccio aziendale all'esterno, e quindi l'approccio al marketing, l'approccio alla comunicazione del proprio della propria attività, del proprio prodotto nei confronti eh, del, de, dei propri potenziali clienti. Eh, intanto la struttura reticolare delle relazioni, questa è diciamo una caratteristica intrinseca di questi strumenti, che diventa molto rilevante proprio perché permette un flusso di informazioni eh, che non è quello classico dei media tradizionali, quindi non è il flusso eh, classico top-down in cui noi assistiamo in maniera piuttosto passiva ad uno spot pubblicitario, perché non possiamo fare nulla contro lo spot pubblicitario, nel senso possiamo non guardarlo, possiamo. Eh, scatenare una campagna sui social eh, criticando per esempio l'uso di stereotipi di genere o altre cose che non ci piacciono nello spot ma non abbiamo la possibilità di mandare un feedback immediato. Con questi strumenti invece spesso, attraverso la possibilità di interagire, di commentare, eh, abbiamo un, un tipo di relazione che eh, ci fa sentire in qualche modo coinvolti, ci fa sentire parte di questo processo comunicativo. Ieri eh, Alfonso faceva l'esempio di eh, Benedetta Rossi, questa blogger eh, che si occupa di cucina che pubblicava le sue ricette con dei video super amatoriali su YouTube, girati dal marito. Lei è veramente un personaggio simpaticissimo. Eh, una delle caratteristiche, Caratteristiche del suo successo è proprio quella che può essere una regola che anche in ambito aziendale va applicata all'utilizzo di questi strumenti: rispondere a tutti. Lei risponde a tutti. Lei adesso non so se ha uno staff editoriale, ma di fatto tutti quelli che fanno un commento sulla sua pagina ricevono una risposta. Nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si tratta di commenti che hanno a che fare con la ricetta che lei sta preparando. Eh, ma posso sostituire? La domanda più frequente è posso sostituire questo con quest'altro? E lei risponde: sì, no, magari fa in questo modo, dà dei suggerimenti e crea questa relazione molto molto eh, efficace per costruire community. Perché eh, chi la segue poi si sente parte, eh, lei coinvolge il marito, coinvolge il cane di casa. Nei video ci sono loro, ci sono la nonna, la zia: insomma c'è eh, una dimensione familiare prossima che è molto efficace in questo tipo di comunicazione proprio perché l'idea è di preparazioni penso proprio all'ambito del food eh, che è molto eh, rilevante in questo senso l'idea è quella di lavorare su prodotti preparazioni che possono essere replicate anche da noi magari pasticcioni non particolarmente abili in, questo, eh, in questa attività e quindi tutto eh, quello che fa lei eh, è molto distante dall'alta cucina o da Masterchef, è un altro tipo di dimensione, è una dimensione dove la prossimità e la vicinanza sono molto rilevanti perché ci fanno sentire coinvolti. In Nell'utilizzo dei social media hanno un peso molto rilevante i motori di ricerca e quindi tutto il lavoro di eh, ottimizzazione che si può fare eh, per essere trovati facilmente. Dico sempre che quando abbiamo lavorato sul sito del nostro corso di laurea un po' di anni fa e abbiamo creato questo acronimo Citem con cui voi conoscete e con cui eh, facciamo riferimento al corso di laurea, la prima cosa che usciva quando si digitava Citem era un'azienda che faceva non so che cosa. Adesso siamo noi, se mettete Google, eh, se mettete citens su Google siamo noi, quindi abbiamo lavorato per ottimizzare la nostra trovabilità dentro ai motori di ricerca. L'utilizzo, eh, prendo questi punti da Vincenzo Cosenza che eh, si occupa da tanti anni di, eh, di web, di nuove tecnologie eh, e, e ha diciamo fondato poi un'agenzia, eh, una, una società che fa consulenza rispetto a queste, eh, a queste tematiche, fornisce una serie di tool e di strumenti proprio per la misurazione, anche eh, del, per individuare le metriche giuste per vedere se la performance di chi decide di utilizzare i social media nella propria comunicazione aziendale poi è efficace. O no, perché può anche non esserlo, quindi bisogna cercare di stabilire quali sono le, ehm, i modi, le metriche per misurare la propria performance. Eh, e quindi lui dice appunto che eh, gli elementi, i punti rilevanti eh, del ruolo dei social media in un contesto aziendale eh, sono anche l'affermazione di nuovi spazi di relazione, questo l'abbiamo detto, e poi la semplificazione di una serie di strumenti che, di pubblicazione editoriali che diventano sempre più. Più eh, friendly, amichevoli e facili da usare. Mm. Eh, nel 1992, quando nasce il World Wide Web. Si programmava una pagina web in HTML, non so se qualcuno di voi l'ha mai fatto, io l'ho fatto ed è una cosa piuttosto complessa. Eh, con gli editor di testo, per esempio, creare un sito internet è diventato più semplice e eh, insomma una cosa eh, che è più accessibile, eh, così come diventa più accessibile l'utilizzo di una serie di, di strumenti eh, di pubblicazione che, che i social media mettono a disposizione. Eh, penso per esempio alla programmazione dei propri post. No? Voi avete qualcuno che si occupa, vi faccio sempre l'esempio del CITEM perché così eventualmente poi un giorno eh, la incontrate anche la persona che pubblica i post per il CITEM, che è una studentessa di una laurea magistrale in italianistica eh, e ehm, con lei programmiamo diciamo ci sono delle occasioni in cui eh, i post sono o, appunto occasionali, sporadici, spontanei perché magari veniamo a conoscenza di un evento che ci sembra rilevante segnalarvi e lo facciamo su due piedi, ma nella maggior parte dei casi programmiamo una sorta di attività editoriale della settimana in cui stabiliamo quali sono i post da pubblicare in quella settimana o addirittura abbiamo pensato ad alcuni post che ciclicamente vi riproponiamo, quelli Legati, per esempio, non so, alla compilazione del piano di studio, all'importanza di compilare il questionario sulla eh, didattica, alla, ehm, alle scadenze che spesso vi trovate a dover rispettare, non so, le scadenze per la domanda di laurea o la consegna della tesi. Quindi abbiamo pianificato un'attività che quindi, non prevede che questa eh, vostra eh, collega sia sempre davanti al computer ad aggiornare continuamente la nostra pagina Facebook, ma ci sia un'attività di progettazione. E e chiamiamola tra virgolette nel nostro caso perché è davvero molto blanda una sorta di linea editoriale ci siamo detti che cosa vogliamo pubblicare e che cosa invece non ci interessa pubblicare a chi diamo spazio per esempio quando ci vengono proposte notizie e eventi dall'esterno, come, come scegliamo gli eventi che non sono organizzati da Unibo e che eh, riteniamo opportuno segnalarvi, ci siamo dati una serie di criteri, abbiamo deciso di scartare alcune cose, di eh, invece privilegiarne altre e quindi dare una sorta di linea eh, editoriale che ovviamente può cambiare, che in questo momento è impostata in un certo modo, ma che magari tra un anno potrebbe essere necessario modificare o rivedere. A, a seguito di eh, un cambiamento per esempio dell'utenza o delle necessità degli studenti. Se noi scopriamo domani che i nostri studenti CITEM non intendono usare Facebook, non usano Facebook, eh, ma sono tutti su eh, Twitter, allora magari dovremmo implementare l'attività su Twitter. In realtà sono collegate, nel senso che nel nostro caso specifico poi eh, abbiamo cercato di eh, pensare a una sorta di coerenza e poi dopo ci arriviamo. Eh, che eh, diciamo, rilancia i nostri contenuti anche su altre piattaforme eh, social. Non, non voglio dire che lo facciamo bene, eh. voglio dire che abbiamo provato. A farlo seguendo un po' qualche regoletta eh, che si trova anche su alcuni manuali e su alcune letture che abbiamo fatto io, il tutor del corso di studi, eccetera, eh, per cercare di renderlo efficace. Nel corso degli anni abbiamo visto che ha funzionato: è cresciuto l'utilizzo, cresce l'interazione, insomma, per noi eh, è un risultato positivo. Mm, non è che ci dobbiamo fermare qui, ecco, dobbiamo cercare poi di adegu adeguarlo anche a quelli che sono i cambiamenti che l'utenza piano piano poi fa nell'uso di questi strumenti. Il social media marketing quindi è una parte del marketing che punta a generare una visibilità sulle community online, l'abbiamo detto più volte, eh, gli strumenti sono tanti e non sono solo quelli dei social media, quello dei social media riguarda anche questo aspetto di integrazione della comunicazione dentro a questi canali e quindi riguarda quella possibilità di creare conversazioni con gli utenti, questo è molto rilevante per l'azienda. L'azienda ha contenuti che vuole raccontare, vuole raccontarsi in qualche modo, ma vuole anche sapere che cosa gli utenti raccontano dell'azienda, quali sono le opinioni rispetto alla propria customer experience e questa relazione è una relazione che può essere utile, eh, che, che è necessario implementare sui social. Volevo eh, far partire il primo dei quiz che abbiamo messo. Ecco, um, alcuni punti rilevanti: definire i propri obiettivi. Come tutte le campagne di marketing, deve avere un obiettivo, anche il lavoro che si fa sui social. Bisogna sapere che cosa si vuole raggiungere, che tipo di obiettivo si vuole ottenere con la propria presenza all'interno di questi spazi. Va anche definita in qualche modo la propria audience e va fatto un lavoro soprattutto sulla eh, costruzione e sull'aggregazione della comunità. Una delle, eh, credo di averlo già fatto questo esempio, però una delle cose che spesso si sente dire è: Sì, abbiamo una pagina con X Mila o milioni di follower. Eh, uno dei punti, però, è il coinvolgimento dei follower, l'engagement. I follower devono essere coinvolti in quello che voi fate sulla, pag sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram o quello che volete voi. E quindi in qualche modo questa audience la dobbiamo conoscere, la dobbiamo identificare. L'ho detto ormai, siete nauseati da questa cosa, l'ho detto veramente tante volte, però conoscere il proprio obiettivo è eh, assolutamente fondamentale, il proprio target, obiettivo. Lo, di lo diceva eh, la settimana scorsa anche Daniele Ferrari quando parlava di campagne di crowdfunding, ma lui nella vita poi si occupa anche moltissimo di social media marketing e eh, diciamo che è un elemento eh, eh, da cui non si può prescindere. Definire bene se stessi, definire bene il proprio brand, dire chi si è in maniera chiara. Devo far capire chi sono e che cosa faccio, che tipo di prodotto in questo momento sto mettendo eh, davanti alla, alla mia audience in maniera il più possibile eh, chiara e definita pianificare, calendarizzare e allocare risorse, risorse che vuol dire sia risorse umane, cioè persone che fanno questo tipo di lavoro, sia risorse economiche, non è un tipo di lavoro che si fa senza budget. Purtroppo c'è ancora un po' l'idea che sì, la pagina Facebook la gestisce mio cugino, no, la pagina Facebook la gestisce qualcuno che... Ha un minimo di esperienza e quindi è in grado di anche, eh, ho visto molti eh, laureati CITEM, eh, fare questo tipo di lavoro poi ha appena terminato il percorso di studi, quindi lavorare come social media manager, come community manager, lavorando eh, proprio eh, su eh, quella che è eh, un settore ancora in via di, di, di espansione, di sviluppo, dove c'è ancora magari spazio eh, per collocarsi eh, e che però deve essere fatto con le risorse adatte sia dal punto di vista delle competenze, delle risorse umane, ma che si possono anche costruire, non necessariamente vengono eh, da un percorso di, di studi, vengono molto anche da una pratica. Eh, ma eh, non si fanno senza soldi, insomma, il social media manager e il community manager devono essere pagati, perché comunque fanno, devono fare un lavoro di pianificazione, calendarizzazione, ma anche in genere viene chiesto loro di fare un lavoro di misurazione, di analisi e di adattamento. Quindi devono anche eh, dopo aver pianificato, calendarizzato, pubblicato le loro, eh, i loro contenuti, devono anche misurare la performance di questi contenuti. Quindi trovare capire quali sono le metriche giuste eh, per il tipo di lavoro editoriale che si fa, farne un'analisi e poi fare un lavoro di adattamento, se noi ci rendiamo conto che sulla nostra pagina Facebook funzionano benissimo i video e funzionano malissimo le fotografie, magari dovremmo fare un ragionamento su eh, quella che è la nostra linea editoriale e, è e su come adattarla a quelle che sono le esigenze della nostra community, se la nostra community ci chiede più video, probabilmente andremo a incentivare questo tipo di, di contenuto e la produzione di questo tipo di contenuto. Quindi per l'azienda questi sono un po' degli step da tenere sempre in considerazione. Sul piano della misurazione il, il cosiddetto ROI è il return on investment, cioè il ritorno sull'investimento ed è una, un, un indicatore che andiamo a calcolare valutando quello che è il risultato rispetto al capitale investito. Quindi sostanzialmente in genere è profitto, costo dell'investimento. Eh, sui social media diciamo, eh, un, non è così immediato fare questo, eh, questo calcolo eh, perché eh, prima di tutto inizialmente eh, ci può essere un tipo di investimento anche molto, molto contenuto e magari questo può generare un ritorno eh, molto rilevante che però non è necessariamente un ritorno economico. Ma un ritorno in termini di immagine, un ritorno in termini di eh, capitale eh, reputazionale sostanzialmente che noi andiamo ad ottenere attraverso questo tipo di operazione. E quindi in un certo senso eh, è. è Diciamo necessario per le aziende trovare, non tanto focalizzarsi diciamo, su un'idea ehm, un di eh, un profitto che deve essere necessariamente quantificato in termini economici, ma andare a ragionare anche su un, un ritorno che non è soltanto in termini economici, ma in termini di immagine, in termini di capitale reputazionale. E questo molto, è molto significativo perché eh, il tipo di relazione, il tipo di reputazione. Che la nostra azienda, il nostro prodotto, il nostro brand eh, hanno, è qualcosa che evidentemente poi eh, impatta su quello che faremo domani, su quello che andremo a proporre sul mercato domani. Pensate a come funziona nel mondo del cinema una cosa del genere, no? il nome del regista, il capitale reputazionale che si porta dietro il regista per noi può essere già un elemento di forte affezione e coinvolgimento o viceversa di disaffezione e di, di disinteresse. E, ieri avete tutti sghignazzato su Barbara D'Urso, immagino non siate l'audience ideale di Barbara D'Urso e quando qualcuno vi dice ma c'è un bel programma con Barbara D'Urso voi tremete perché pensate non potrà essere un bel programma se c'è Barbara D'Urso e quindi il tipo di ragionamento è basato proprio sul capitale sulla reputazione di eh, quel brand in questo caso D'Urso che noi identifichiamo con un certo tipo di contenuto che magari non ci interessa, non ci piace e allora in questo caso quello che è importante per eh, la performance, diciamo, sui social è un po' anche l'aspetto di, eh, di, di, di diffusione, di, con, di, di condivisione, di presenza che noi abbiamo in questi, in questi contesti e come questa poi crea interazione e relazione con la nostra comunità, con, di riferimento, con il nostro pubblico di riferimento. Ci sono dei parametri ovviamente che possono essere usati per valutare la performance, ma non sempre sono. Ehm, come dire. Eh, eh presi singolarmente significativi, eh, la domanda che c'è qui, ognuno di questi eh, elementi è importante, ma quanto e quando non è una domanda di facile risposta, nel senso che dipende da molti, da molti fattori, dipende eh, dal, dalle caratteristiche dell'azienda, dal tipo di comunicazione che si fa sui social, da quello che si vuole ottenere, da qual è l'obiettivo, se l'obiettivo è costruire engagement o se l'obiettivo è semplicemente avere dei numeri elevati. Eh, rispetto al numero di follower se invece noi vogliamo dei follower attivi il numero ci dice poco ci dice più il numero delle interazioni il numero dei commenti il numero eh, dei, dei like il numero delle condivisioni insomma tutti questi parametri possono essere tenuti in considerazione eh, per esempio vi faccio di nuovo molto banalmente l'esempio della nostra pagina ehm, CITEM allora la nostra pagina ovviamente non deve vendere niente a nessuno deve informare rispetto a una serie di opportunità, deve vendere idealmente il nostro corso di laurea agli studenti di laurea triennale, quindi siamo seguiti anche da persone che non sono già nostri studenti, ma persone che magari un domani diventeranno nostri studenti. Però per noi non è particolarmente importante il commento non ci interessa particolarmente. Quello è un tipo di relazione che curiamo attraverso altri canali che sono gli indirizzi mail istituzionali della coordinatrice, del tutor e così via, eh, o anche semplicemente nella posta privata, nella messaggeria privata di, di Facebook perché rispondiamo anche a chi ci scrive lì sopra. Quello che ci interessa, per esempio, sono le views, ci interessa quanti. Della nostra community hanno visto il nostro post perché se io faccio un post sulla necessità che voi da domani paghiate il doppio delle tasse e nessuno lo vede, per me è un problema perché gli studenti non sono informati su eh, un tema che invece li riguarda da vicino. Per cui quel parametro lì per noi è un parametro significativo, eh, può essere un parametro ed è meno significativo il commento. Se io invece eh, vendo qualcosa e la, la customer satisfaction è uno dei Punti su cui lavoro con la mia presenza sui social, è chiaro che il commento, soprattutto il commento positivo, diventa un elemento su cui io posso eh, investire e che posso sollecitare, che posso lavorare. Ci sono eh, diciamo usi eh, dei social molto variegati eh, e quindi a volte si trova ehm, si trovano pagine a cui non viene che non hanno, eh, a cui non viene data questa cura nel rispondere questa attenzione nel rispondere a quelli che sono i commenti eh, del, della propria community, altre che invece sono molto sollecite nel dare risposte e nel eh, cercare di risolvere quelle che possono essere anche eh, le situazioni che Dispettiscono magari eh, il, gli utenti, macroindicatori, popolarità, engagement reach popularity, eh, qui ve, ve li riassumo così, ma li andiamo a leggere, eh, andiamo a vedere più da vicino a spiegare meglio, uno a uno quante persone sono affiliate, quante persone partecipano in qualche modo alle nostre attività online indipendentemente dal canale. Eh, quante persone hanno deciso di ricevere comunicazioni dirette dall'azienda? Allora, una cosa che spesso ehm, diciamo parte dai social è eh, la possibilità di iscriversi a delle newsletter e quindi di ricevere delle comunicazioni dirette da parte di un'azienda, di un brand, di un, di un servizio, eccetera. E questo è un elemento che è, è molto rilevante per l'azienda perché chi decide... In maniera spontanea di ricevere eh, delle comunicazioni dirette sembra essere un tipo di utente molto ben disposto nei nostri confronti, cioè è quell'utente che ci apre la porta della sua casella email o del suo telefono perché noi mandiamo dei messaggi eh, diretti e quindi non si, non si accontenta, non, non è sufficiente per lui la comunicazione che noi lanciamo a tutta la community, ma è interessato a ricevere anche della comunicazione personalizzata e questo ovviamente è legato anche alla notorietà eh, del brand magari siamo più ben disposti con brand nei confronti dei quali abbiamo fiducia o ai quali siamo estremamente fidelizzati e lo siamo meno nei confronti di brand che ci appaiono improvvisamente sul nostro feed Instagram ma non sappiamo bene di che cosa si tratta e non siamo così convinti magari di dare i nostri dati a qualcuno che non sappiamo identificare così bene se i nostri dati ce li chiede ehm, Barilla boh, non lo so, magari glieli diamo se ce li chiede qualcuno di cui non riusciamo a ricostruire la storia, facciamo un po' più, eh, un po più fatica. Il secondo aspetto è eh, l'engagement, cioè la capacità di rendere interattiva la comunicazione. L'abbiamo detto, questo è molto significativo. Eh, e questo è un cambiamento molto forte perché i media tradizionali questo non lo permettono. I media tradizionali sono media che hanno una struttura che è la struttura tipica del broadcasting: quindi c'è una, una comunicazione che va da uno a molti, ma non c'è un ritorno indietro. Sì, il ritorno indietro c'è nel momento in cui io guardando la televisione e con me tanti altri cambiamo canale perché quel programma ci fa veramente schifo. ma è un tipo di eh, diciamo, risposta che ha dei tempi lunghi poi per essere digerita dall'azienda e per essere processata. Mm? Oppure, non so, si scrivevano una volta le lettere ai canali televisivi commentando i programmi che si erano visti la sera prima, però è un'abitudine che ormai è davvero, eh, è davvero passata. Molto più facile invece che noi commentiamo live qualcosa che stiamo vedendo penso a x factor o programmi di questo tipo sui quali interagiamo magari con la pagina dando il nostro commento dicendo questa canzone fa veramente schifo questo cantante è pessimo non mi piace il programma quest'anno è brutto o viceversa invece dicendo mi piace molto andate avanti così e terzo punto, reach: quante persone raggiungiamo attraverso popularity ed engagement, attraverso le ricondivisioni e le interazioni che si generano. Ogni azione di un utente sui social, che sia un like, un commento, un retweet, genera spesso un'esposizione del messaggio con cui si sta interagendo presso nuovi utenti. E quindi noi vediamo a che cosa hanno messo mi piace o che cosa hanno commentato i nostri amici e questo poi genera un circolo e una uh, viralità di un, di un certo tipo, di cui abbiamo in parte anche già, uh, già parlato. Ehm. Um, Obiettivi quindi sono stimolare engagement con pubblici sia già esistenti che potenziali. Ci sono pubblici che in qualche modo conosciamo già, sappiamo già, sono già fidelizzati, abbiamo già messo in atto una serie di strumenti, magari non social, eh, per fidelizzarli. E in questo caso cerchiamo di mantenere questa, questa, questi pubblici e dall'altro di conquistare quelli potenziali. L'obiettivo tipico del marketing non è che cambi con il social media marketing. Creare community, questo ovviamente è molto importante, essere trovati da chi condivide i nostri valori, promuovere i contenuti che creiamo e creare contenuti che siano potenzialmente engaging. Cioè quando si ragiona sui contenuti eh, bisogna fare un ragionamento sulla creazione di contenuti che possano essere condivisi e che possono, ge, possano generare questo tipo di coinvolgimento da parte degli utenti, eh, che sia un coinvolgimento di tipo appunto emotivo, patemico, eh, che sia un coinvolgimento eh, prevalentemente si, si cerca di far leva sulle, sulle emozioni eh, che possono in genere positive, insomma sullo, su, sul sollecitare emozioni positive che possono poi creare questo tipo di appunto, viralità, di, ri, ehm, di ricondivisione che eh, sono ovviamente eh, alla base di questo tipo di, eh, di processo. I contenuti che si creano devono eh, essere il più possibile originali. Hm? Originali non vuol dire particolarmente creativi o innovativi, ma devono essere contenuti che noi, che noi creiamo ad hoc per quella piattaforma, pensando a quelle che sono le peculiarità della piattaforma. Pensate alle stories di Instagram con una durata piuttosto limitata e quindi con un ragionamento anche quasi di, di montaggio. No? Io devo pensare a come si concatenano poi i contenuti che vado a, eh, a produrre. Perché durano pochi secondi l'una? Eh, posso usare degli effetti, posso fare una serie di cose, la piattaforma mi permette di fare una serie di cose, e io vado a creare dei contenuti originali, non, non metto nelle stories di Instagram uno spot che ho fatto per mandarlo su canale 5, metto in su Instagram qualcosa che ho pensato ad hoc per quel canale. E, e quindi originali appunto non tanto in senso di creativi, poi la creatività aiuta, l'abbiamo visto, no? più eh, riusciamo a giocare con questi aspetti e più evidentemente poi abbiamo, generiamo curiosità, buzz e condivisione. Eh, però l'idea è quella che quello che io vado a mettere, quello con cui io vado a riempire la, la mia pagina sui social media, siano contenuti creati ad hoc per quel, per quel contesto. Ehm, contenuti che possono essere condivisi con altre fonti e condivisi dai nostri follower quindi anche in, intrecciare creare sinergie creare eh, operazioni di co-marketing per esempio come eh, è il caso di ehm, delle operazioni di alcune delle operazioni di cui ci parlava Alfonso ieri ma che possono essere pensate anche per i social no? mettere insieme brand eh, che operano in settori affini e che possono coinvolgere Pubblici simili e quindi fare operazioni in cui <coughs> questa esperienza, eh, questo diciamo obiettivo di condivisione, viene raggiunto anche grazie al fatto che possono essere condivisi anche da altri. Ehm, andiamo sulla televisione, perché appunto uno dei temi è eh, come si lavora sui contenuti audiovisivi in questa ottica eh, social. Prima, però, facciamo un quiz secondo che avevamo messo per questa mattina Nella, nella slide che vedete qui eh, sono indicati alcuni programmi televisivi che sono stati più discussi sui social in un certo periodo di tempo. Allora, questo perché? Perché noi abbiamo fatto adesso un discorso abbastanza generico no? di, di presenza dell'azienda sui social. Un tema che possiamo affrontare è quello della eh, cosiddetta social TV, cioè di quanto i contenuti televisivi, audiovisivi, allarghiamo un po' il campo, possono diventare social ed essere oggetto e tema di condivisione sui, eh, sui social media. Questa slide è un pochino mh, obsoleta, adesso vi faccio vedere anche dei dati più recenti, nel senso che qui il dato riguarda il periodo eh, settembre 2013- febbraio 2014, non è facilissimo trovare dei dati aggiornati, quindi eh, insomma, mh, ve ne faccio vedere anche dei più aggiornati, ma solo per darvi un'idea delle tipologie di programma. Allora, qui ci trovate dentro... Eh, se facciamo delle macro, così, macro tipologie ci trovate dentro dei talent X Factor e MasterChef, questi hanno un carattere di interazione social molto alto perché sono programmi che chiedono al pubblico per esempio di votare e quindi lo, di votare attraverso tutta una serie di strumenti eh, e che eh, diciamo, richiedono un pubblico che abbia voglia di partecipare anche grazie al voto che può dare, eh, non Masterchef, scusate, ma eh, X-Factor sì, eh, che richiedono questo tipo di coinvolgimento. Quindi ci troviamo dentro dei talent, ci troviamo dentro dei, eh, casualmente, eh, curiosamente, eh, ci troviamo dentro una fiction, che è Braccialetti Rossi, e Braccialetti Rossi è un caso abbastanza anomalo, perché è una fiction Rai Rai 1 rivolta però ad un pubblico molto giovane, quindi è un prodotto pensato per un pubblico abbastanza teen rispetto a quello che normalmente è il pubblico delle fiction di Rai 1 e dunque fa un uso molto più forte, molto più spiccato eh, di eh, richiami e rimandi ai social media di quanto non lo faccia normalmente il tipico prodotto Rai. Devo dire che Guardando ieri sera l'amica geniale, i primi due episodi li avevo visti su RaiPlay ieri sera mi sono immolata per voi e li ho guardati anche con le interruzioni pubblicitarie. Ho notato che insomma, anche in questo caso si cerca un uh, coinvolgimento anche social con l'uso di hashtag, insomma, c'è l'idea di far sì che il pubblico partecipi e parli di questo, di questo contenuto, di questo prodotto. Ci sono degli eventi del. del dei dei programmi live Sanremo. Mm. Questa è una cosa su cui la dimensione social funziona molto bene perché io vado a commentare in diretta quello che sto vedendo. I vestiti dei presentatori, le performance dei cantanti, la scenografia, la regia, gli errori, tutto quello che eh, vedo anche in maniera molto ironica. Spesso quindi qui non si entra in un tema. Eh, diciamo eh, di analisi di tipo semantico non si va a vedere che cosa dicono si va a vedere quanto dicono mm, si va a vedere quanto il pubblico commenta non si va a vedere che cosa commenta quindi i dati qui sono in termini di discussioni, interazioni volume di, eh, di eh, tweet, di post quello che è, che generano ma non si va a vedere che cosa c'è dentro e questo è rilevante ovviamente perché potrebbero essere anche tutte cose negative. Su Sanremo, io come dire, ho un po' la sensazione che molte cose anche negative ci siano perché è proprio un esercizio: la Gialappas lo fa da anni. No? Il commento a Sanremo con, eh, insomma, con ironia, e questo è un po' un gioco che i social hanno permesso di fare anche a chi guarda il programma da casa e però si sente parte di una rete, in qualche modo condivide i propri commenti con la propria cerchia e anche all'esterno. Quindi ci troviamo dentro eventi live, ci troviamo dentro alcuni programmi di informazione, talk show di informazione, quindi piazza pulita, servizio pubblico. Ci troviamo dentro delle cose che sono un po' una via di mezzo tra reality, talent, insomma, una cosa come Pechino Express, uomini e donne, programmi factual. Insomma, ci troviamo dentro un po' quello che è la, conformazione, la configurazione tipica della televisione contemporanea. Sono programmi quasi interamente votati all'intrattenimento che appartengono ad alcune delle categorie più praticate negli ultimi anni, quindi talent, factual, fiction televisiva. In questo senso potete andare a vedere, per esempio qui, eh, quelle che posso, scusate, c'è sempre lei, non è che sia una mia fissa, ma è che è imperversa sui canali televisivi. Eh, potete andare a ehm, tenere d'occhio quelle che sono alcune ehm, reazioni da parte dei social a vari, a vari programmi televisivi, e questo può essere qui. Trovate insomma ehm, dati eh, a volte aggiornati. Ho trovato anche questo che mi è sembrato molto interessante. Eccolo qua. Questo è un report di Nielsen. Nielsen, come sapete, è una grossa società americana di eh, rating televisivo eh, che da qualche anno è prodata anche in Italia e che sta facendo un monitoraggio anche sull'Italia. Questo è un report relativo al periodo gennaio-febbraio 2018. Quindi evidenze dei primi due mesi del 2018 su volumi di conversazione, generi televisivi più commentati, peculiarità di Facebook, Instagram e Twitter. Allora, nei primi mesi del 2018, attraverso il loro strumento di misurazione. Eh, altri se ne possono usare, sono state conteggiate 109.3 .109 milioni di interazioni su Facebook, Instagram e Twitter relative a 12.400 programmi televisivi trasmessi dalle 36 emittenti che rilevano, quindi loro hanno un pacchetto di emittenti su cui fanno la rilevazione. Sui programmi in rilevazione sono state postate in media 1,8 milioni di interazioni al giorno dagli utenti italiani. Siamo forse più social di quanto non ci aspettassimo, non so qual è la vostra reazione davanti a questi dati, la mia è abbastanza stupita. La settimana incredibilmente con il volume più alto di conversazioni è stata quella dal 5 all'11 febbraio, settimana di Sanremo 2018. Quello è veramente il contenuto su cui eh, questa reazione social da parte del, del pubblico italiano si fa molto forte. Quindi anche chi magari non è normalmente non lo fa, con Sanremo lo fa. Resta comunque l'evento mediale televisivo dell'anno, sicuramente tra gli eventi live, sicuramente da tanti anni a questa parte ed è quello che comunque... Fa più ascolti. In quella... Lo guardano anche coloro che normalmente non guardano la televisione generalista. Lo guardo anch'io, insomma, che normalmente non guardo la televisione eh, generalista in senso lineare. Ma il Festival di Sanremo lo devi vedere in diretta, non è che lo puoi vedere le tre ore che ci mostrava ieri Alfonso. cioè Lo devi vedere mentre si sta svolgendo. Anche per fare questo tipo di, di lavoro, no? o gruppo d'ascolto a casa con gli amici, pizza, birra e commentiamo, o eh, con la propria cerchia sui social. Quindi, qui ci trovate una serie di dati legati, vedete il picco in quella settimana, com'è eh, com rilevante. Ehm, Interazioni relative ai programmi TV trasmessi a febbraio 2018, il 52% sono avvenute su Instagram, anche questo secondo me è un dato molto rilevante, eh, vedete Twitter 17%, Facebook 31%, 52% su Instagram, molto, molto traffico, molta attenzione, eh, molta interazione da parte degli utenti si è spostata su questo social media. Qualche anno fa probabilmente non sarebbe stato così la, la, il risultato. Tra gennaio e febbraio gli eventi sportivi live hanno generato, quali sono i generi più commentati? Eventi sportivi live hanno generato il 40% delle interazioni su Facebook, Instagram e Twitter, seguono l'intrattenimento e talent reality. Qui loro ovviamente hanno fatto una eh, classificazione, su cui possiamo essere più o meno d'accordo, eh, che... Scorpora, diciamo alcuni prodotti quindi mette talent e reality da soli non li mette dentro l'intrattenimento eh, mette talk show e approfondimento politico da un'altra parte serie tv e fiction però insomma questi sono i generi più eh, commentati, eventi sportivi perché sono live cioè l'aspetto del live eh, tweeting, del, del commento noi lo facciamo addirittura anche con i convegni accademici, da qualche anno a questa parte durante i convegni accademici si è molto eh, diffusa la pratica del live tweeting, si twitta durante il convegno dicendo molto sinteticamente, ovviamente come il, il canale ci permette, eh, contenuti, commenti rispetto a quelle che sono le relazioni che ascoltiamo, i colleghi che, che parlano, quello che fanno vedere, gli spunti di riflessione che ci danno. Quindi a volte, insomma noi abbiamo un convegno qui da molti anni, arrivo subito, che si chiama Media Mutation e ogni anno lanciamo l'hashtag MM con il numero dell'edizione, per il 2019 sarà il numero 11, quindi lanceremo l'hashtag MM11 da usare in quei giorni in cui si tiene la conferenza. Prego. Anche, lì, lì poi il lavoro si può fare eh, su una serie di... Eh, si, si fa su hashtag per esempio. Sì, allora lì eh, l'evento sportivo live genera interazione anche perché magari c'è qualcuno che lo sta seguendo live. Eh, gli altri eventi, evidentemente, no, sono tutti, eh, sono tutti ben ehm, targati. Qui l'evento sportivo live, però, può avere eh, spazi ufficiali di condivisione e di ricondivisione, e quindi io adesso non so perché in questo report è solo sette pagine, molto sintetico, quindi non so Nielsen che cosa è andato a prendere in considerazione. Eh, presumo siano andati a prendere spazi ufficiali, in qualche modo, quindi legati alla trasmissione televisiva. Poi è chiaro che c'è anche tutto quell'aspetto, cioè io sono lì, faccio la foto, commento, utilizzo magari gli stessi hashtag. Ehm... Curiosa questo aspetto, Facebook, Instagram e Twitter a confronto, gli utenti dei tre social dimostrano di avere interessi diversi in termini di generi televisivi, numeri molto concentrati su pochi generi, sport, talent reality e intrattenimento su Facebook e Instagram, distribuzione più omogenea nel caso di Twitter. Di Twitter su Facebook, l'83% delle interazioni è generato da intrattenimento e sport, talent e reality e sottomedia, 7% contro 19% del totale social TV. Instagram, la totalità delle interazioni ha riguardato eventi sportivi, talent e intrattenimento poco rilevanti gli altri generi, Twitter è quello più trasversale, intrattenimento è il genere più commentato, seguito da talent, eventi sportivi meno rilevanti rispetto ad altri social, mentre le talk show e dibattito politico sono i più commentati. Quindi qui eh, diciamo, gioca il fatto che in una, uno, una struttura come quel, discorsiva, diciamo come quella di Twitter, a volte eh, il commento è un commento che chiama in causa anche i diretti protagonisti che in quel momento magari stanno parlando nella trasmissione televisiva per cui io posso eh, mettere eh, un uh, chiamare in causa, taggare in qualche modo il politico che in quel momento è sotto torchio in, nel nel talk show televisivo. Um, Aspetto interessante la coda lunga della Social TV, cioè la Social TV non si esaurisce durante la messa in onda dei programmi. Uno degli elementi più interessanti da analizzare, tenete conto che appunto questo report risale ai primi mesi del 2018 e che Nielsen ha iniziato da pochissimo a fare questo lavoro in Italia. Quindi sono veramente i primi dati, per cui sono dati che avranno bisogno probabilmente di ehm, letture successive, di aggiornamenti eh, che potete però. Trovare, nel senso che il sito di Ninsen vi permette di scaricare questi report dando il vostro indirizzo email, dicendo chi siete, per che, tipo di, eh, che tipo di interesse avete, quindi profilandovi sostanzialmente, vuole, vuole, vuole sapere se siete aziende, se siete eh, studenti, se siete giornalisti, chi siete, perché chiedete questi dati, ma poi ve li fa scaricare gratuitamente questi report intendo, e altri ne trovate sul loro sito, quindi eh, potete andare a, a arricchire un po' eh, il panorama, io adesso vi mostro solo questo, ma trovate, eh, trovate altre cose interessanti, altri report interessanti. L'aspetto la, rilevante è che la social tv non si esaurisce durante la messa in onda dei programmi, e quindi uno degli elementi da analizzare è quanto... Un Contenuto sia in grado di generare conversazioni ed engagement sia prima che successivamente alla messa in onda. Questo per l'audiovisivo è molto importante. Abbiamo detto che la campagna marketing di un film non è più qualcosa che si fa a film terminato e al momento della distribuzione dell'uscita, ma abbiamo detto che è qualcosa che parte dalla pre-produzione e arriva a oltre, ben oltre la distribuzione cinematografica del, nella sala cinematografica del film. E questo vale quindi per contenuti audiovisivi anche non di tipo cinematografico. Grafico, ma eh, di tipo televisivo che a volte hanno un'esauribilità ancora più eh, forte rispetto a quelli eh, cinematografici. Magari hanno una finestra in cui stanno in sala che è di qualche settimana, un contenuto televisivo va in onda una sera e poi un tempo spariva, adesso non sparisce più perché magari finisce in tutte le piattaforme di ketchup eh, che ci sono a disposizione, quindi vari replay, media play eccetera. Eh, però evidentemente il tipo di conversazione, il volume delle conversazioni che quel contenuto riesce a generare è un elemento eh, da tenere eh, in considerazione. Eh, in questo report appunto si dice sui principali programmi tracciati nel bimestre, che è gennaio-febbraio 18, sport escluso solo il 59% delle interazioni sui social sono avvenute durante la messa in onda e nelle tre ore immediatamente precedenti e successivi, il restante 41% lontano da questa finestra di rilevazione. Anche in questo caso le differenze tra i tre social sono evidenti. Twitter è quello su cui commento in tempo reale, pesa di più. Eh, Facebook il peso della conversazione lineare si ferma al 55%, arriva al 59% nel caso dell'intrattenimento, per tutti i generi oltre il 40% dei commenti avviene lontano dalla messa in onda. Qui c'è tutto un aspetto di catch up, pensate alla fiction mh? e quindi al fatto che io posso vederla sì in diretta, ma magari la fiction rai... Vederla in diretta il malessere seduti davanti alla televisione il martedì alle 8 alle nove e mezza per vedere l'amica geniale non è così facile mentre con la ketchup posso anche dire aspetto che siano state trasmesse tutti gli episodi e poi me la vedo con la mia cadenza, con il mio ritmo su RaiPlay e quindi poi sposto il momento in cui scriverò dei commenti sulla terribile voice over di Alba Orva eh, su Facebook. Mio marito li ha scritti ieri sera, mentre lo guardavamo in diretta, ma io li scriverò tra qualche giorno probabilmente. Instagram, il 58% delle conversazioni avviene nella finestra lineare con forti oscillazioni tra i generi. Al 70% nel caso di talk show di approfondimento politico, un genere marginale nel caso di Instagram, ma si fermano al 46% nel caso delle serie tv. Insomma, qui ci sono una serie di spunti. Su cui, eh, su cui riflettere e qui ci sono poi le cose che ehm, Nielsen può fare per, per, per le aziende, insomma e su che tipo di supporto può dare rispetto a questa osservazione, a questa attività di monitoraggio. Vi invito quindi a dare un'occhiata al sito e a vedere quali contenuti possono essere interessanti per, per i vostri studi. Facciamo 5 minuti di pausa e poi... Sì, sono io sono caldo, ma mi sono capito, tutto io parto in confronto a casa mia, che c'è una temperatura. Un sì, c'è una temperatura. No, no, non è centralizzato, però c'è un tempo, quindi cioè, la sera sta dentro, sì, la mattina lo procediamo prima il parco. Allora, direi che possiamo intanto riprendere, visto che poi dobbiamo lasciare spazio anche alla vostra collega che farà la presentazione. Allora, eh, vediamo un po' alcuni aspetti. Di, diciamo, di punti di attenzione su cui poi impostare l'analisi del lavoro che si fa nel contesto dei social media, intanto l'analisi delle interazioni e quindi eh, le interazioni di chi segue le nostre pagine, Facebook, Twitter, quello che volete, e eh, cercare di capire qual è la capacità di quello che stiamo facendo del social media team, se esiste, di coinvolgere il proprio pubblico con eh, il contenuto e lo stile appropriati l'analisi delle audience social e quindi vedere quali sono le eh, reazioni emotive che emergono eh, dalla, nella visione, pensando soprattutto ai contenuti audiovisivi sempre, e quindi come cambiano le emozioni nel corso di una puntata. Questo è utile da capire per chi, per esempio, programma o scrive eh, gli autori di questi, eh, di questi prodotti eh, per cercare di eh, misurare al meglio, di strutturare al meglio l'equilibrio all'interno della puntata e quindi i momenti a cui dare un determinato tipo di rilevanza e le emozioni da fare, eh, da fare scaturire. Questa è eh, un'analisi fatta da BlogMeter sui programmi TV e sul tipo di emozioni che suscitano. Qui loro hanno fatto una divisione tra mood positivo e mood negativo, e intrattenimento e eh, talk show, politica e qui ci trovate le tipologie di ehm, emozioni in qualche modo che possono suscitare, quindi sono quelle più gradevoli, di sorpresa, di gioia, di amore, anche qui trovate X Factor, Bake Off Italia, trovate delle fiction eh, Team Wolf, per esempio, eh, mentre di rabbia, per esempio Masterchef eh, Tristezza, amici di Maria, porta a porta, qualcosa che ci disgusta in qualche modo: report, le Iene, 8 e mezzo, servizio pubblico, tutto quello che ci fa indignare fondamentalmente, tutto quello che ci fa arrabbiare e ci fa dire così non va. Uomini e donne, piazza pulita, ballarò, agora vengono associati a un sentimento più di dislike, quindi più di dispiacere di, di in qualche modo. E. Ehm, questa analisi è un'analisi importante perché è un tipo di analisi che, appunto, permette poi di ricalibrare le dinamiche del programma e quindi di andare a scrivere eh, il programma cercando di far leva su un'emozione eh, o su un'altra e quindi farla, fare in modo che sia eh, più eh, frequente eh, in un certo tipo di reazione, un certo tipo di comportamento da parte dello spettatore. Quindi, questo è rilevante per i broadcaster, ma è rilevante anche per le società di produzione e per gli autori soprattutto. Eh, altra cosa da tenere molto in considerazione è la capacità, ma l'abbiamo già in parte detto, diciamo diamogli un nome, un'etichetta più, eh, più appropriata, delle aziende di curare il rapporto con i clienti all'interno degli spazi sociali di rete, il cosiddetto social caring, cioè cercare di capire chi è, eh, si prende cura dei propri clienti e come lo fa. Che, modo eh, noi andiamo a reagire a quello che i nostri clienti fanno sulle nostre pagine, sui nostri profili. Qui c'è un'analisi sempre di Blogmeter, che è questa ehm, eh, società, adesso vi faccio vedere il loro sito. Ecco. ecco. Eh, è questa società che fa una serie di, ehm, tra l'altro pubblica anche dei report, anche loro lo fanno eh, sull'utilizzo eh, sull dei social media e che ehm, hanno diciamo, come obiettivo un po' quello di lavorare sui dati per far sì che i dati eh, parlino in modo da dare delle informazioni utili a orientare determinate strategie eh, aziendali. Eh, hanno un tool che si chiama Social Analytics, ovviamente devono vendervi un servizio, insomma questo è il loro lavoro, hanno un tool che si chiama Social Analytics che è serve ad analizzare il posizionamento eh, e a identificare i propri contenuti più efficaci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, quindi è un, eh, uno strumento di eh, monitoraggio, di analisi che permette di fare una serie di cose di raggiungere, non sto facendo pubblicità, non mi pagano, vi sto solo dicendo esiste eh, non sono testimonial per BlogMeeter vi sto dicendo esistono delle società che fanno questo di lavoro ed esistono dei tool che servono alle aziende che le aziende possono acquistare per fare questo tipo di lavoro e quindi appunto ottenere una serie di informazioni che servono a, a migliorare il posizionamento nel contesto competitivo del settore, eh, vi danno una serie di strumenti che facilitano poi il lavoro di reportistica che ovviamente all'interno di un'azienda è sempre molto importante e molto rilevante e trovare contenuti, quali sono, identificare i contenuti di successo per ottimizzare le content strategy. cioè Strategia che ha a che fare col tipo di contenuti che noi vogliamo promuovere sui nostri eh, spazi social. Mm. Ecco qua. Eh. Uno dei report che trovate, anche questo non aggiornatissimo, sul sito di BlogMeter, è eh, relativo ad un'osservazione fatta attraverso il tool Social Analytics, all'epoca era forse un po' più nuovo, adesso ha qualche anno di esperienza in più, di osservazione di una serie di pagine, 3.436 pagine face, Facebook e 1.673 profili Twitter di aziende e brand che scrivono in italiano, osservati da gennaio ad agosto 2014, ehm, per vedere qual era la il tasso diciamo di risposta da parte dell'azienda ai commenti e eh... In questo caso avete su Facebook risposte ad almeno un post date dal 50% e su Twitter da più del 64%. Ovviamente sono dati non aggiornatissimi, vanno un po' rivisti, ma ve li do per darvi l'idea di quello che interessa eh, l'azienda, quello, quello che deve interessare l'azienda nella definizione della propria campagna social è anche stabilire degli obiettivi in questo senso. Che tipo di obiettivi mi do rispetto alla cura del, della mia community? e come vado a misurare quello che sto facendo rispetto alla cura della mia community. Metriche possibili, la velocità di risposta, il tasso di risposta eh, più basso su Twitter in alcuni casi perché non tutte le menzioni richiedono risposta, i post eh, diciamo eh, indirizzati, l'ampiezza del volume di richieste, chi ci, quanti ci interpellano e eh, quello che sembrava emergere diciamo da questa analisi che è stata fatta e, e dall'osservazione di queste metriche che sono comunque metriche che possiamo tenere in considerazione anche a distanza di quattro anni da questa analisi eh, le aziende più attente ai consumatori in rete erano quelle che avevano poi migliorato la loro performance ehm, ma eh, c'erano ancora qui devo aver scritto male, devo aver cancellato qualcosa, eh, ma c'erano ancora dei settori dove eh, diciamo meno funzionava questo tipo di lavoro. Per esempio il settore degli enti pubblici era un settore in cui eh, questo tipo di lavoro e di social caring non era eh, nel 2014, quando è stata fatta questa osservazione, nonostante ci fossero le pagine social eh, relative. Non veniva fatto questo tipo di lavoro eh, con attenzione o erano, o erano assenti, o se c'erano, erano assenti nel, nei termini del social caring, cioè erano presenti avendo una pagina, ma non erano presenti nel prendersi cura della propria, eh, della propria clientela. Alcune regole che vi do: come dire, con, eh, con la raccomandazione. Di ricordarvi che la prima regola è che non ci sono regole, nel senso la prima regola è che va studiato caso per caso il tipo di struttura da mettere in piedi. Ci sono, però, sicuramente alcune, diciamo, alcuni punti su cui va messa, va posta la nostra attenzione. Darsi obiettivi specifici. Per ciascun social network per fare leva sulle specificità dei social network quindi idealmente potrebbe essere Facebook uno strumento più facile per la comunicazione e la relazione con il consumatore Twitter uno strumento più di public relation eh, Instagram per esempio mh, gioca molto anche sugli aspetti proprio visivi del nostro prodotto nel senso che con eh, la fotografia e col modo in cui voi potete pubblicare le fotografie quindi creando tante Tanti, eh, creando un'unica immagine grazie a tanti riquadri, eh, dare un'idea anche proprio della materialità, della tipologia del prodotto, della qualità del tessuto, no? penso per esempio all'ambito all del, del tessile, della moda. Quindi darsi un obiettivo specifico per sfruttare al meglio le potenzialità e le specificità del, del canale ascoltare la rete e quindi monitorare i commenti relativi all'azienda e gestire la propria reputazione online comprendere che le piattaforme digitali stanno diventando motori reputazionali una delle forse dei fraintendimenti è che ehm, questi canali siano canali che funzionano sostanzialmente da canali di vendita alternativi rispetto per esempio a un sito di e-commerce in realtà non è così, eh, sono canali attraverso i quali funziona un, un grosso eh, lavoro di eh, reputazione, da, da cui viene veicolato un grosso lavoro di reputazione e molto probabilmente il nostro cliente eh, pre preferirà ancora andare ad acquistare dal sito e-commerce il nostro prodotto e magari da quello che da cui eh, si serve abitualmente se siamo presenti anche su siti generalisti, no? se non abbiamo un sito e-commerce nostro dedicato, eh, ma abbiamo bisogno di intendere queste piattaforme proprio come strumenti che servono a costruire la nostra reputazione e a diffondere i nostri valori. Condivisione di una cultura social all'interno dell'organizzazione, costruzione di un piano editoriale. Questo, secondo me, è veramente uno dei punti rilevanti. Non si improvvisano i contenuti. Come eh, si diventa un po' editori no? utilizzando questi, eh, questi strumenti, i contenuti non si improvvisano, c'è un aspetto di eh, diciamo eh, di. Mh, Estemporaneità, quando abbiamo parlato del caso Taffo, no? Le, le servizi funebri, eh, dicevamo che c'è un aspetto eh, di pubblicazione di contenuti che sono legati, che sono in qualche modo non pianificati in un piano editoriale, ma sono legati a eventi eh, che si verificano e sui quali poi si elabora una strategia che viene fatta nell'immediato. Diciamo lavoro che viene fatto sull'immediato e sul cavalcare una determinata situazione sul cogliere gli spunti che un determinato evento dà, si deve intrecciare, si deve inserire all'interno di un piano editoriale, di un piano editoriale che sia congruo con l'obiettivo che ci si è dati. Voglio aumentare i miei follower, voglio aumentare le mie interazioni, voglio aumentare le mie condivisioni. Che obiettivo mi do con i miei contenuti e con il target a cui ci si rivolge. Usare, sapere usare, quindi imparare a usare i tool analytics, Facebook Insights, Google Analytics, i vari, i vari strumenti che servono per capire come stiamo andando, cosa stiamo facendo, qual è la nostra performance, stiamo andando bene, perché nell'ultima settimana... Siamo calati eh, nella, nelle visualizzazioni o perché nell'ultima settimana abbiamo acquistato, acquisito eh, 10.000 nuovi follower? Che cosa abbiamo fatto per acquisire 10.000 nuovi follower? Come possiamo replicare questo tipo di, ehm, di, di azione? Di risultato. Eh, quindi usare gli, gli analytics, i tool di analytics se serve per adattare il piano editoriale ai riscontri che i nostri post ottengono e poi lavorare ovviamente con le relazioni sugli influencer che possono essere particolarmente efficaci nel generare questo tipo di eh, risultato. Alcuni errori che si possono spesso rintracciare, o, o meglio, errori. Da evitare cercando di essere, eh, di essere attenti a questi dettagli. Eh, la promozione solo online, offline. Scusate, questo può essere un errore, ovviamente. Le aziende dimenticano che il loro target si può rintracciare online, anche se abbiamo detto che poi molto spesso funziona l'interazione, la relazione diretta, anche no, tra, i, ehm, tra i tra i target, tra gli appartenenti al nostro target per rinforzare poi la nostra presenza. Quindi convivono online. E offline, sostanzialmente, non spostarsi solo su uno o solo sull'altro. Avere il proprio spazio nel web è fondamentale. questo è una cosa che a me, per esempio, come quando mi metto nei panni di utente cliente, indispettisce parecchio. Non trovare un sito internet, non trovare le informazioni che sto cercando su un una determinata azienda, un'azienda che magari ha solo un profilo Instagram con quattro fotografie. Mi interessa il prodotto ma mi viene nervoso per come lo comunicate e quindi magari sono poco eh, disposta a darvi una chance, eh, invece avere un proprio spazio nel web che può essere un sito internet proprietario, può essere eh, una, una pagina Facebook fatta bene in cui io posso trovare tutte le informazioni che eh, mi servono sul vostro business e nel caso del sito per esempio una sezione blog. Perché la sezione blog secondo voi? So che il blog non è proprio molto di moda ormai, ma perché mettere una sezione blog in un sito internet di un'azienda che vuole vendere un prodotto? Aggiornamento costante che garantisce una certa presenza online. Lei ha detto questo? Obiettivo è farsi conoscere, sì, certamente, certamente quello che dice la vostra collega c'è un aggiornamento. Ovviamente ci vuole molta cura anche qui, eh, perché se io faccio una sezione blog nel mio sito, la devo tenere viva. Perché se la tengo viva, la, ci metto due post all'inizio e poi non posto più, devo stabilire un calendario editoriale e dire: nella sezione blog del mio sito ci vanno almeno tre post a settimana oppure ci vanno almeno due post al giorno, dipende da che tipo di, di follower ho. Offrire contenuti che non siano contenuti strettamente legati al mio prodotto, cioè dare contenuti che possono essere di intrattenimento, di approfondimento, di quello che volete voi, ma che non sono contenuti strettamente pubblicitari legati alle caratteristiche del prodotto. Nella sezione blog magari non vi racconto eh, quali sono i dettagli nel materiale di cui è fatta questa maglia e eh, quanto misura, ma vi racconto invece eh, che a lavorare, nel nostro processo produttivo c'è la signora Maria che lavora con noi da 40 anni e da 40 anni fa le maglie per noi passando da rimanendo legata a un certo tipo di tecnologia per il suo lavoro e quindi vi do dei contenuti che sono appunto di approfondimento di entertainment brandizzati che il mio pubblico il mio consumatore il mio cliente può certamente apprezzare come contenuti in qualche modo extra rispetto a quelle informazioni basilari che io trovo poi magari nel sito internet. No? Nel sito trovo dove siete, che orari avete, eh, dove sono i vostri negozi e eh, qual è la vostra tipologia di prodotto. Ma magari sapere anche chi siete. A me piace molto la sezione siamo nei siti internet quando vado a leggere eh, un sito di un'azienda qualcosa che mi, mi interessa una compagnia una società eccetera mi piace molto andare a vedere da chi è fatta chi sono le persone che la compongono la mia, il mio interesse può non essere condiviso però mi interessa molto questo aspetto no? chi, chi ci lavora che faccia a chi ci lavora dietro mi piace guardare il volto di chi è la persona a cui magari affiderò una consulenza per la mia azienda, sto pensando all'ambito dei servizi per esempio. E infatti quello che guardavamo prima a BlogMeter, ehm, la prima cosa che vedete è le facce delle persone che ci lavorano, anche questo poi va aggiornato perché oggi siamo in 20 e domani siamo in 25 e bisogna andare a mettere i nuovi assunti nell'azienda. Quindi giusto anche quello che dice la vostra collega è una cosa che permette un aggiornamento e quindi una dinamicità che magari il sito statico non, non garantisce e quindi eh, aiuta il, il cliente, il consumatore a avere contenuti nuovi da parte dell'azienda. Non focalizzarsi solo sui social di intrattenimento, molti tendono a lavorare soltanto appunto su Facebook o, o, o Twitter o Instagram, ma usare anche quelli che possono servire ad ampliare i propri contatti in, in contesto business to business, quindi per esempio LinkedIn, usare essere utile usare strumenti di geolocalizzazione. In realtà, questi non sono errori, cioè, sono cose utili. Eh, usare strumenti di geolocalizzazione: dove siete, dove vi trovo, eh, utilizzo lo strumento per eh, geolocalizzarvi. Ehm, Creare un'identità coerente, poi torno su YouTube, creare un'identità coerente su tutti i social, se appariamo in un modo su Facebook e in un modo completamente diverso su Instagram, creiamo una, come dire, una, una sorta di dissonanza cognitiva nel povero cliente, nel povero consumatore che invece ha bisogno di ritrovare... La stessa, eh, lo stesso soggetto, lo stesso interlocutore sui diversi social e questo porta anche alla costruzione di contenuti che siano coerenti ed eventualmente connessi, cioè quello che io pubblico su Facebook finisce anche su, eh, su eh, Twitter, Instagram, quello che volete, quindi c'è una connessione di contenuti, ovviamente anche qui va misurata, nel senso che magari non tutto quello che io metto in, in Facebook è adatto anche a Instagram o Twitter, se non c'è un'immagine è chiaro che su Instagram non funziona, no? deve funzionare con, eh, con un'immagine. Eh, viceversa l'immagine funziona bene spesso anche su Facebook, quindi cercare di costruire un'identità coerente collegando i vari profili e quindi facendo sì che i vari profili possano essere ricondotti a questa nostra identità. Siamo noi, non è qualcun altro che ha il nostro nome. YouTube per le aziende è un altro aspetto diciamo interessante perché appunto attraverso YouTube si può fare un certo tipo di comunicazione che eh, prescinde dal comunicato pubblicitario standard, dal contenuto pubblicitario standard, ma che può andare ad interessare il nostro consumatore anche nell'aspetto di utilizzo, per esempio Pubblicazione di tutorial su come utilizzare i propri prodotti, i prodotti di quel brand e che magari trovano più difficilmente spazio in, eh, una, in un Facebook, dove magari un tutorial di 10 minuti è qualcosa che insomma io non vedo perché lo vedo mentre sto aspettando l'autobus. Al contrario, eh, su Instagram e su scusate su YouTube me lo vado a cercare perché ho bisogno di capire bene come funziona questo diamine di aspirapolvere che ho appena comprato. Okay? Ho letto il manuale di istruzioni, ma vedere anche qualcuno che mi mostra cosa ci posso fare è molto utile, per cui utilizzare anche, anche YouTube e quindi pensare anche ad una sorta di produzione video eh, legata al proprio ambito aziendale. Non avere consapevolezza di cosa fanno i competitor evidentemente è eh, un, eh, un, un, un errore da evitare, quindi bisogna eh, avere consapevolezza di cosa fanno i competitor, anche avere profili troppo concentrati su proprio business può essere, può essere fuorviante, quindi fare il discorso che dicevamo prima, cioè cercare di eh, avere profili... In cui facciamo capire al nostro potenziale cliente che non siamo solo a caccia di clienti, ma che ci preoccupiamo anche di quello che succede nel mondo, che la nostra azienda è attenta. Che ne so, la vostra collega stamattina parlava degli obiettivi, dei 17 obiettivi di sostenibilità dell'ONU, che è una cosa su cui l'università di Bologna in questo momento sta lavorando tantissimo. Magari non ve ne siete accorti, ma per esempio ci viene chiesto anche quando pubblichiamo i programmi d'esame di indicare come il nostro insegnamento si lega a uno, di, uno o più di questi obiettivi di sostenibilità che vanno dalla gender equality alla sostenibilità ambientale eccetera. Allora se io sono un'azienda eh, che eh, è sensibile a questo tema e ve lo mostro attraverso eh, un profilo che non è concentrato solo sul mio prodotto ma che vi dice anche come il mio prodotto, quello che io faccio, la mia azione eh, ha un effetto anche sull'ambiente che ci circonda, eh, questo ovviamente è qualcosa che permette una condivisione di idee, di informazioni. Sto pensando a Nespresso, per esempio. No? Nespresso è super criticata per eh, le benedette capsule che sono, insomma, hanno un impatto ambientale notevole però da qualche anno ha lanciato una serie di progetti che vanno dal riciclo delle capsule che si possono portare in vari punti, eccetera, a progetti legati al ehm, riciclo di, questi, di queste benedette capsule di caffè, eh, che Puntano a eh, diciamo, in, incentivare azioni, per esempio, di microimprenditoria in determinati paesi, eccetera. Quindi tutto quel eh, lavoro è un tipo di lavoro che va assolutamente comunicato. E quindi io non vi dico soltanto guardate che c'è questo caffè e George Clooney dice che è buono, sì, va bene, ma guardate che sono un'azienda che fa il caffè buono. Ve lo dice anche George Clooney, ma faccio anche queste cose, quindi parlo anche di obiettivi eh, che non sono necessariamente solo miei, che non sono legati soltanto alla, a quello che faccio come azienda, ma sono anche gesti che voi poi nel quotidiano potete mettere in atto. Non buttare la capsula nell'indifferenziato, ma usare la, la, lo, lo, gli strumenti di riciclaggio delle capsule che vi metto a disposizione. Insomma. Non cadere sarebbe un errore cadere nella trappola di fake friending o spamming post, quindi cercare di evitare di comprare follower sostanzialmente, perché poi venite sgamati molto facilmente, e eh, per esempio su Instagram c'è tutto un lavoro che viene fatto da parte delle aziende o da parte anche dei profili di, di, di per persone eh, attraverso i bot. Che fanno tutto un lavoro di friending, di like, eccetera, eccetera, che è un lavoro che ovviamente porta il vostro profilo a diventare più visto e più visibile, ma è un lavoro che a lungo andare poi ehm, non funziona: nel senso che a un certo punto, quando io comincio a leggere sul mio profilo o su un altro profilo tutta una serie di commenti, tutti uguali, tutti palesemente fake su quello che ho postato, wow, incredible, tutti così. Comincio a pensare sì, forse eh, va bene, nel senso serve a aumentare la mia visibilità, ma a un certo punto devo fare un tipo di lavoro diverso. Una volta che divento visibile devo cercare di rendere questa mia visibilità coerente con la mia immagine e con la mia linea editoriale. Quindi questo è un po' un rischio che poi forse soprattutto all'inizio dell'utilizzo dei social era eh, veramente molto dietro l'angolo. Um, ci sono anche, siccome abbiamo parlato di social tv, eh, ci sono anche delle esperienze, alcune per la verità ormai un po' morticine, altre ancora un po' più vivaci, di social network dedicati al nostro ambito. Ne usate qualcuno? Come? Letterbox? Ok, okay no, questo non lo conosco però, insomma ce ne sono diversi. Ecco, eh, ah questo scusi, no, avevo capito un altro nome, per quello non capivo. Per quello non capivo, ecco, ci sono una serie di eh, social network per gli amanti dell'audiovisivo, insomma del cinema ma anche delle serie televisive. E mh, qui eh, l'articolo è, eh, è di parecchio tempo fa, quindi alcuni possono non esistere più. Insomma, io eh, avevo usato per esempio in passato un um, social che si chiama Miso, ma che insomma, non è particolarmente, eh, non so neanche se esiste più. Però ecco, l'idea è lavorare anche su dei social network che non siano quelli generalisti, Facebook, Twitter, eccetera, ma rispetto dei contenuti particolari, a degli interessi particolari, creare eh, dei social network, dei social media, delle piattaforme social apposite in cui eh, tenere traccia dei, eh, dei film da vedere o dei libri da leggere. Google Reads, per esempio, viene molto utilizzato dalla mia cerchia di, di contatti. Eh, in cui suggerirsi contenuti e vedere cosa stanno facendo gli altri, cosa stanno leggendo i miei amici. A ah, cavolo, in dieci stanno tutti leggendo la stessa cosa. Magari questo potrebbe piacere anche a me. Stessa cosa, ovviamente, su questo. Con ehm, Sindat, Movie, Letterboxd, I Check Movies, Get Glue. Eh, miso che è quello che usavamo io e il professor pescatore un po' di anni fa era molto divertente perché come molti di questi utilizzava le dinamiche del check-in e del badge quindi avevi salivi di status a un certo punto a, oltre un certo numero di serie tv di episodi di serie tv vista, visti crescevi eh, piano piano di status e quindi guadagnavi in reputazione guadagnavi in badge guad che ti potevano anche essere recapitati in forma materiale, no? quindi adesivi per esempio da attaccare in giro per Bologna. E, um, questo qui, Mubi, forse lo conoscete, è un po' per cinefili, lei lo conosce, perché questo offre anche contenuti, quindi qui non c'è soltanto una condivisione di quelle che sono le nostre abitudini, sto guardando questo, ma qui c'è la possibilità di andare a vedere inizialmente... Eh, era partito come, come ehm, pay per view, quindi si pagava il singolo contenuto, c'erano un sacco di contenuti gratuiti e poi si pagavano i singoli contenuti. Adesso se capisco bene, non lo uso da tempo, però c'è una funzione di, eh, di SVOD, quindi di subscri subscription eh, per, con una quantità di contenuti interessanti perché è focalizzato sul cinema d'autore e per esempio su eh, prodotti. Che sono passati solo nei festival, non sono stati, non sono stati distribuiti nelle sale, c'è molto documentario, insomma può essere interessante per gli appassionati. Però l'idea di molti di questi è la stessa: cioè condividere le nostre abitudini eh, mediali, i nostri, la, la cosiddetta dieta mediale, che cosa facciamo con i prodotti televisivi, con i prodotti, soprattutto le serie, con il cinema ed eventualmente appunto con, con i libri. Quindi in questo contesto in cui abbiamo parlato di promozione cinematografica, abbiamo parlato di industria dell'entertainment, abbiamo parlato di marketing e di strategie... Per vendere il prodotto audiovisivo abbiamo parlato di social media. Eh, diciamo l'intreccio per l'ambito dell'audiovisivo è ehm, da tenere presente, diciamo in questo intreccio il ruolo del social media è da tenere presente perché, eh, siccome abbiamo detto che c'è una moltiplicazione di canali e di strategie di distribuzione, siccome abbiamo detto che già a partire dalla pre-produzione o dalla produzione può essere. Utile, cominciare ad offrire materiali e contenuti ai propri possibili spettatori, eh, i social si possono prestare a questo tipo di lavoro. Richiedono tempo, richiedono strategie buone, efficaci, ben pensate. Però una strategia ben pensata può durare sui social per tutto il ciclo di vita del prodotto, quindi partire dalla fase di preproduzione di produzione e di distribuzione raggiungendo un picco poi all'uscita al momento della distribuzione e in questo senso eh, quindi non vanno, eh, non vanno sottovalutati nel diventare uno strumento eh, di eh, fidelizzazione di raccolta di informazioni, un entry point anche a volte e penso che forse sia un po' più difficile farla funzionare bene la strategia per il prodotto cinematografico mi viene da pensare che invece la strategia social possa funzionare bene per un prodotto televisivo, un prodotto seriale, indipendentemente dal fatto che sia una fiction o che sia un talent, perché e siccome Ah, crea una fidelizzazione già come tipologia di prodotto questa fidelizzazione che si riflette anche nel nostro comportamento poi social diventa un elemento in più su cui costruire la relazione con il consumatore e la propria reputazione sul prodotto cinematografico diciamo mh, adesso casi di estremo successo non me ne vengono in mente a parte il lavoro che si può fare sui social con film che già si promuovono da soli no quindi il lavoro che io posso fare per un blockbuster, come dire sì lo faccio perché lo fanno tutti, ma quel film non ha bisogno di quella strategia per essere venduto. Magari può essere interessante andare a capire come quella strategia può essere funzionale ad aumentare la visibilità di un prodotto piccolo, di un prodotto distribuito in, uh, in poche sale, di un prodotto con un tipo di circuitazione diversa da quello del film evento dell'anno, insomma. Uh. <coughs> Quello che è un po' l'obiettivo finale è cercare di rimanere, di mantenere una sorta di controllo, di monitoraggio di quello che è il percorso del consumatore, come il consumatore, eh, lo spettatore filmico, eh, come chi va al cinema per esempio, chi guarda un prodotto televisivo, eh, arriva al nostro contenuto. E una domanda che mi sono posta è: gli ultimi film che avete visto, come ci siete arrivati, cioè qual è la fonte di informazione che avete utilizzato per sapere del, per creare l'awareness rispetto all'esistenza di quel film e se i social o di quel contenuto eh, audiovisivo e se i social hanno dato eh, vi sono serviti allora nella mia esperienza personale Devo dire che, soprattutto per quello che riguarda i contenuti, i contenuti seriali, che mi interessano particolarmente, i social io li, ce li uso nel senso che mi servono per ricordare, per esempio, dell'esistenza di determinati prodotti, dell'arrivo di determinati prodotti, di cui magari so. Vagamente si sì, arriverà a dicembre, ma guarda che su Facebook mi ricordano che arriva il 5 dicembre e quindi devo essere preparata. Ma anche a volte per scoprire eh, cose a cui non avevo dato peso: no? magari qualcosa che avevo pensato: no, questo non fa per me, poi però. Letto da una parte, letto dall'altra, siccome nella mia, eh, nel, nella mia cerchia ci sono anche persone che di mestiere fanno il critico cinematografico, televisivo, eccetera, magari quella, ehm, quel commento, quel post mi serve a dire ma forse ho sottovalutato magari il tale prodotto perché... A queste persone che io stimo, che conosco, che sono colleghi, sono amici, eccetera, è piaciuto, allora me lo vado a riprendere. Mi chiedevo se funziona anche per voi o se invece è un, avete altri eh, modi per arrivare a, agli ultimi contenuti audiovisivi che state vedendo. Insomma, mi date un film, prego. No, pensavo stessi alzando la mano. Non è molto social. No, sto scherzando, io ce l'ho, ma è morto da anni, per esempio. Perché lei è sufficientemente informata da altre fonti per fare questa scelta, nel senso che essendo una studentessa di cinema, eh, magari le capita anche di leggere qualche rivista, magari le capita anche di eh, seguire dei siti, dei blog, eccetera, quindi magari l'aspetto social per lei è meno rilevante. Ok, ok, prego. Può parlare un po' più forte se no non la sento? Quindi magari proiezioni particolari, proiezioni con uh, dibattito col regista, eccetera, ok? Quindi non per alimentare i suoi consumi casalinghi, domestici, ma più invece per spingerla a uscire di casa e a partecipare a eventi, ok? Prego. Quindi lei sulle sale cinematografiche diciamo, fa questo tipo di... Ok. Eh, e seguendo le sale ehm, che sa essere vicine, raggiungibili... Okay, ok. Quindi vedete che i percorsi possibili per arrivare al vostro film o <ride> al vostro contenuto audiovisivo sono molto disparati, no? Ognuno di noi... Poi secondo me qui ci sono un po' di... Eh, di, di Diciamo, questo è un, un contesto. Particolare perché voi siete studenti di queste materie, siete tutti. Quando ho fatto i colloqui con voi, la maggior parte di voi mi ha detto: Sono appassionato, ho una passione per il cinema, per la televisione, e quindi è chiaro che avete anche una raffinatezza nel determinare i vostri consumi, che magari uno spettatore medio non ha, e si basa su fonti diverse da quelle su cui vi basate voi. Quello che mi sembrava interessante è appunto come ci sia una diversità di percorsi e anche un po' uno spazio così a, che mi piace che ci sia alla serendipity no? alla cosa occasionale a al, quello che ci colpisce non ci aspettavamo che avremmo trovato nel nostro percorso e che eh, però diciamo passano anche da questa tipologia di, di spazio di luogo quello dei social media eh, quindi vabbè, i momenti li abbiamo già detti: prima di vedere il film, ma poi mantenere eventualmente anche dopo la visione il controllo, cercando di identificare e di colpire i pubblici differenti. E qui arriviamo proprio alla conclusione: siamo passati da un marketing tradizionale, che era quello che si concentrava soprattutto nella fase finale, eh, mh, circuitazione del film dentro a festival o uscita nelle sale, a un marketing invece nell'era dei social, che è un marketing marketing con un'onda è una coda molto più lunga che parte appunto dalla preproduzione si, si eh, intensifica nella fase di produzione passa attraverso i festival esattamente come prima e diventa ancora più intenso nella fase di uscita in tutte queste fasi noi possiamo intervenire attraverso l'uso dei social media attraverso la pubblicità tradizionale l'advertising tradizionale l'abbiamo visto attraverso modalità anche anomale, come quelle che ci ha mostrato Alfonso ieri, per esempio, no? il fatto, il, il, il promo, che non è un promo, no? il Consoldado, per esempio, in cui semplicemente si fa riferimento al film e lo si inserisce in un contesto spettatoriale, che è quello di spettatori che potrebbero essere sensibili e interessati alle tematiche del film, quindi dentro un canale particolare, quasi brandizzandolo con il, eh, con il canale. Non è il trailer cinematografico in televisione, è qualcosa di diverso. Le anteprime, le sneak preview, in cui io vi faccio vedere 5 minuti del film in anteprima, non è un trailer, è qualcosa di diverso. E che però coprono un po' tutte queste fasi, dove appunto bisogna cercare di essere presenti in ognuna di queste fasi, e il lavoro sui social ha un po' facilitato e reso anche più economico se volete eh, questo tipo di, eh, di strategia. Ehm, vabbè, ma questo l'abbiamo detto tante volte. Io qui mi fermerei, ci sono commenti, dubbi, spero che il percorso che abbiamo fatto vi sia, vi sia chiaro. Eh, ho messo questa mattina sulla piattaforma IOL il PDF con quasi tutti i video che... Ci ha mostrato che sono linkati nella presentazione che ha fatto Alfonso Di Spenza ieri. Anche Emiliano Rossi mi darà la sua presentazione, ma era molto pesante perché aveva messo dentro tanti video e quindi dobbiamo proprio passarla sul, sul computer perché non riesce a mandarmela via mail. Comunque ve la carico a breve, ehm, il resto direi che abbiamo, abbiamo inserito tutto. Ci sono anche dei contenuti che vedrete indicati come letture facoltative, insomma poi a seconda di quelli che sono i vostri progetti di presentazione o successivamente di tesina, magari fate un salto a ricevimento per avere qualche suggerimento su quali letture specifiche fare. Una cosa che dico a tutti, perché mi è stata chiesta... Questa presentazione che farete molti di voi la prossima settimana, la vostra collega adesso tra 5 minuti la chiamiamo, e eh, la tesina che farete eventualmente come non frequentanti a gennaio. Ehm. Non, io non, non, non mi formalizzo se nella bibliografia non ci sono monografie perché lo so che è difficile trovare delle monografie che parlano di questi temi. Questo è un tipo di lavoro che voi dovete fare prevalentemente con fonti internet e vanno benissimo. Non sarò lì a dirvi no, ma non va bene, ha usato solo fonti internet e non ha usato monografie in biblioteca. No, questo tipo di lavoro si fa anche grazie a questo. Eh, cercate però di ricordarvi: uno di inserire. Tutte le fonti che consultate, due, di inserirle nella maniera corretta, quindi non scopiazzate pezzetti da siti internet senza metterci le virgolette, perché poi io e la dottoressa Rocchi vi sgamiamo. Abbiamo un software, non sto scherzando: abbiamo un software che fa questo lavoro e quindi possiamo sgamarvi molto facilmente. Ma non c'è bisogno che lo facciate, non, mi, non ci interessa, non mi interessa che voi diciate delle cose che non ha detto nessuno, mi interessa che voi siate andati a cercare materiale, ci abbiate riflettuto sopra e abbiate proposto una lettura di questo materiale, ok? Quindi il lavoro da fare è prevalentemente questo, quindi mettete tutta la vostra bella sitografia, citate quello che volete, anche topolino, ma tra virgolette nella maniera corretta. Prego. Allora, su questo tema c'è un po' di dibattito sempre in corso. Io trovo che non, alcuni colleghi dicono no, si mette solo quello che si cita tra virgolette. Io trovo che non sia sbagliato. Una distinzione che si può fare può essere tra opere citate e opere consultate, fonti citate e fonti consultate tira via da, forse non è elegantissimo ma la tira via da qualsiasi eh, problema, nel senso che lei mi dice chiaramente quelle che cita e quelle che invece ha consultato non le ha citate direttamente ma come dice giustamente lei sono servite per costruire un'idea un pensiero e un'interpretazione ok? S ah, anche, sì, sì. certamente Certamente, allora voi trovate sul sito del corso di studi alla voce laurearsi, trovate un, um, un foglio di stile, quindi ci sono delle norme redazionali che potete usare anche nella tesina, nel programma ho messo il rimando al link. Non è la Bibbia, sono alcune norme redazionali semplici. Se ci trovate tutti i casi che avete bisogno di citare, tutte le tipologie di oggetto che avete bisogno di citare, bene, se avete dei dubbi potete passare da me a ricevimento, troviamo una soluzione insieme, ma come dico spesso a proposito di questo tema, prima di chiederlo a me chiedetelo a Google, perché esistono delle cose come MLA per esempio, che è una mega associazione americana che vi dà tutta una serie di tipologie di eh, oggetti, anche oggetti digitali da citare e... Norme redazionali, modalità di citazione, quindi trovate facilmente manuali di stile, potete rifarvi anche alle norme redazionali di un editore, a volte sono pubblicate sui loro siti, vanno benissimo. Normalmente nel nostro settore usiamo le citazioni bibliografiche in nota, ma se siete più familiari col sistema autoredata va bene lo stesso, l'importante è farlo in maniera coerente nel, nel lavoro che fate e soprattutto l'importante è citare tutto, cioè quando voi andate a leggere un sito internet e leggete una cosa che vi piace, metteteci due virgolette e siete a posto. Oppure fate una parafrasi, ma mettete comunque sempre il rimando eh, a quello che state citando. Non ve lo dico perché non mi fido di voi, ma ve lo dico perché spesso capita di trovare questo tipo di errore, ma il rischio è che poi vi facciano rifare la tesina. Invece, insomma, mettere due virgolette in più non ha mai fatto male a nessuno. Okay? Bene, allora io adesso lascerei la parola alla vostra collega, che così le facciamo fare da cavia <ride> sulla presentazione. Eh, immagino, ma saremo rassicuranti. <ride> allora eh, Galateo vuole che io vi avvisi che questa presentazione è piena di spoiler quindi se voi non avete visto Westworld e lo volete vedere in futuro vi giustifico se scappate dall'aula non, non mi offendo <ride> eh, allora seconda cosa chi invece ha visto Westworld? una buona media direi quanti di voi ci hanno capito qualcosa? una media un po' più bassa. <ride> ok, allora visto che però comunque molti non l'hanno visto, partiamo diciamo da quelli che sono un po' dei dati generali. E la serie tv Westworld è basata su un film eh, scritto e diretto da Michael Crichton, l'autore di Jurassic Park, più conosciuto per quello, e un film del 1973 che in italiano si chiama Il mondo dei robot, in inglese si chiama Westworld. È un genere è un film di genere misto, un genere che riprende anche poi la serie TV e che mescola il fantascientifico e il western. È stata prodotta tra il 2014 e il 2015 per la serie TV HBO da Jonathan Nolan, che è il fratello più piccolo di Nolan, quello di Batman, per intenderci. <ride> e ha debuttato ufficialmente su HBO a ottobre 2016, è stato poi rinnovato per una seconda stagione uscita quest'anno, nel 2018, in primavera ad aprile. È già in programma la terza stagione, quindi sembra che, sia, che abbia ricevuto dei buoni risultati a livello di audience, anche se vedremo che poi dopo sono un po' controversi. Un tentativo di fare una serie TV su questo film Westworld era già stato fatto in precedenza, negli anni Ottanta, ma diciamo che fu un fallimento totale, visto che chiuse dopo tre episodi, quindi non andò proprio benissimo. Ehm, HBO ha destinato alla produzione di Westworld un be una bella somma, perché solo per la prima stagione ha dedicato 100 milioni di dollari. Eh, di cui 25 solo per la realizzazione del primo episodio del pilot. Per avere un termine di paragone, il primo episodio di Game of Thrones era costato nel 2011 20 milioni, quindi 5 milioni in meno. Eh, è una produzione comunque ad altissima qualità e si vede. Eh, per quanto riguarda la seconda stagione, il budget della seconda stagione, non ho trovato e rintracciato fonti ufficiali, ma visto comunque l'alto livello mantenuto, molti ipotizzano che il budget dedicato alla seconda stagione sia rimasto più o meno in linea con quello della prima. Eh, allora, Questi sono, che ho messo nell'immagine sono gli ascolti negli Stati Uniti, eh, perché sugli ascolti italiani non si trovano dei dati ben chiari, mentre quelli sugli Stati Uniti, diciamo, sono un po' più precisi. Eh, la prima stagione, è, come vedete, è stato quasi un crescendo, nel senso che la puntata che ha avuto più ascolti è stata l'ultima. Eh, gli spettatori qua che vedete, eh, i viewers, millions... Sono quelli che hanno seguito la diretta o comunque che hanno guardato in streaming la, la puntata durante la giornata della sua prima messa in onda. Mentre invece il dato che trovate più a destra, che ovviamente sono numeri più alti perché eh, conta tutte le visioni che sono state effettuate anche tramite registrazioni. HBO è una piattaforma che funziona un po' come, come Sky, in cui è possibile registrare i programmi e riguardarli più tardi. E, I numeri comunque sono molto alti per avere sempre un'idea, paragonandoci con Game of Thrones, scusate leggo che non voglio dire stupidaggini. Eh, il primo episodio di Game of Thrones nel 2011 aveva totalizzato 4,2 milioni di spettatori contro i 2,91 milioni, però eh, il primo episodio di Game of Thrones aveva avuto molte, molte più repliche, quindi in realtà i numeri sono paragonabili, infatti tutti gli articoli che parlano del lancio di Westward eh, ne parlano in toni abbastanza ottimistici. La seconda stagione vede un abbastanza brusco calo di ascolti. Cioè, dopo la prima puntata che riesce a rimanere sopra i 2 milioni, non si raggiungono mai le cifre della prima stagione. Questo perché chi l'ha visto lo sa, non solo la seconda stagione è molto, molto, molto più complicata da seguire della prima. Eh, ma anche perché la seconda stagione è uscita in primavera e non in autunno, a distanza quindi di più di un anno dalla prima stagione. Diciamo che molti fan probabilmente si sono persi per strada, però eh, nonostante diciamo, questa perdita di ascolti... E la community che si è creata, anche questo lo vedremo meglio dopo, intorno a Westworld è diventata una community molto molto fedele. E tutti i fan sono molto appassionati, ci sono tantissime piattaforme online a tema Westworld, e sono tutte, hanno tutte un altissimo livello di partecipazione. Prima di analizzare il marketing, guardiamo prima di tutto i selling elements: cioè alcuni poi dei selling elements perché a trattarli tutti stavamo qui fino a domattina. E, primo tra tutti, quello, il primo faccione che vediamo qui è JJ Abrams. JJ Abrams, sceneggiatore, regista, lo conosciamo tutti, almeno chi, chiunque abbia guardato una serie TV nella sua vita sa chi è JJ Abrams e sa benissimo che è un nome che è una garanzia. Cioè JJ Abrams era in Lost. JJ Abrams era in Alias, JJ Abrams era in Fringe, tutte serie TV che hanno avuto un grandissimo successo. Quindi già solo vedere in un trailer il nome JJ Abrams fa scattare l'interesse, mi dà a me spettatore una garanzia di qualità. Stesso discorso vale per Anthony Hopkins, che interpreta il Dottor Ford in, in questa serie TV. Sin da subito, ovviamente, nei trailer si vede il bel fazzone di Anthony Hopkins in primo piano, che fa le sue solite battute criptiche, non si capisce se è un personaggio buono, se è un personaggio cattivo. E Anthony Hopkins è sicuramente... Suscita il mio interesse perché è un attore di altissimo calibro e non è per niente scontato vedere in una serie tv, anche se ad alto budget, un attore così famoso. Terzo elemento, che non è da sottovalutare, è il terzo faccione che è quello di Michael Crichton, che è appunto l'autore di Jurassic Park e, come dicevamo prima, anche regista del film Westward uscito negli anni 70. E già partendo dall'idea che negli anni 70 il film Westward aveva avuto un discreto successo, era stato molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico ed è stato un cult della cultura americana, e forse non è un caso che HBO avesse annunciato l'uscita di Westward proprio nell'estate del 2015 periodo che coincideva poi con eh, l'uscita al cinema di Jurassic World, cioè il sequel di Jurassic Park, notissima opera tratta dal romanzo di Michael Crichton. Diciamo che ci sono tutta una serie di analogie anche con Jurassic Park, perché comunque è sempre ambientato in un parco, è, è la trama coinvolge delle tecnologie futuristiche, ci sono veramente molti elementi in comune, tra cui anche il fatto che comunque qualcosa va storto e è lì l'incipit della storia, insomma. E anche qui un nome è una garanzia non c'è bisogno che vi dica che Jurassic Park è stato un successo enorme per Michael Crichton insomma detto ciò ci sono moltissimi ovviamente altri selling elements però evitiamo di allungare ulteriormente la trattazione e, passiamo alle strategie di marketing che sono state utilizzate partendo dal marketing tradizionale cioè la la cosa più immediata da fare se si vuole lanciare una serie tv è sicuramente fare dei teaser e dei trailer. Per la prima stagione sono stati fatti dei piccoli, prima dei piccoli teaser, in cui venivano mostrati ovviamente Anthony Hopkins, ovviamente il nome di J.J. Abrams, ovviamente la scrittura tratto dal capolavoro di Michael Crichton, perché quelli sono i selling elements principali venivano mostrate le ambientazioni veniva spiegato sin da subito che era ambientato in un parco divertimenti che implicava delle tecnologie che c'erano degli umanoidi che non erano eh, diciamo erano comunque programmati dall'uomo tutto il contesto veniva spiegato molto bene già dai teasers viene poi riconfermato vengono più per Scusate, vengono presentati più personaggi in un Extended Promo e poi vengono fatti tre trailer veri e propri che vengono a cui viene addirittura dato un titolo, eh, che sono appunto Dreams an Entire World e Chaos. Per la seconda stagione la questione è un po' diversa, nel senso che ormai tutti sappiamo se ci interessa Westward cos'è successo nella prima stagione, tutti conosciamo l'ambientazione, tutti conosciamo già qual è il contesto. Quindi diciamo che i trailer della seconda stagione sono un po' più critici, ci sono pochissimi dialoghi, uno è muto, non c'è neanche un dialogo. E, um, uno dei due trailer viene presentato anche durante la trasmissione del Super Bowl, come pratica abbastanza usuale per, um, per le serie tv americane. E, questi teaser sono diciamo che si limitano a presentare i personaggi che già conosciamo che ritorneranno nella seconda stagione senza poi eh, svelarci nulla sulla trama. Qualche indizio ce lo dà l'Extended Promo che uscirà però molto dopo. E, ovviamente poi ci sono anche tutti. Altri meccanismi classici delle serie TV, come per esempio i Promo che a fine puntata o durante la settimana invitano a guardare il prossimo episodio. Eh, ci sono anche tantissime innumerevoli interviste video su YouTube rilasciati dagli autori. Eh, in una di queste, in particolare, è la, la coproduttrice Lisa Joy, che è la moglie di Nolan. Eh, non so se compagno o moglie, penso moglie, eh, comunque eh, spiega molto bene quali sono le intenzioni e la filosofia che stanno dietro a questo, a questo telefilm. Cioè, inizialmente l'intervista nasce da una contestazione in cui si vedevano già nei trailer: si vedevano. È un largo uso della violenza comunque è un telefilm molto violento Westward chi l'ha visto lo sa e già ancora prima che uscisse è stato criticato per questo in realtà poi dopo approfittando del fatto approfittando di questa intervista eh, i due produttori spiegano che hanno voluto in questo telefilm spostare il punto di vista dall'umano all'androide, cioè è il, secondo, secondo loro insomma, una rappresentazione della crudeltà umana vista dagli occhi di quelle che per loro sono le vittime, e cioè le tecnologie di, di intelligenza artificiale che vengono utilizzate. Ehm... Allora, i social media di Westward, questa pagina penso sarebbe stata molto più ricca se avessi assistito prima alla lezione di oggi, e, um, numeri in breve, e la pagina Twitter, il profilo Twitter di Westward ha 261.000 followers, che non sono tantissimi, però eh, ha tantissimi, tantissimi post, anzi tweet. Eh, si parla di 2, 3, anche quattro tweet al giorno, anche ad ora nonostante la serie sia finita a giugno. Eh, quindi ha una coda molto lunga. Ehm. Twitter viene usato per indurre i followers a un'azione solitamente. Quindi c'è sempre il tweet: è uscito il disco della colonna sonora, compratelo. Oppure sono usciti i DVD in 4K, andateli a prendere. Oppure venite a vedere questo video su YouTube. Oppure fateci delle domande usando questo hashtag e potete parlare direttamente con i creatori della serie. Quindi molte, moltissime call for action, chiamiamole così. E, in più c'è un ampissimo intervento degli attori e dei produttori dai loro profili privati interagiscono con il profilo ufficiale di Westworld. Questo cosa significa? Significa che un utente di Twitter non vede solo diciamo, una pagina ufficiale eh, che pubblica dei post ufficiali, ma gli stessi attori, coloro che hanno partecipato al progetto, ci mettono la faccia e dimostrano di credere in quello che stanno facendo. Facebook, invece, nonostante abbia più di un milione di, di like sulla pagina, ha dei contenuti molto più risicati. Cioè, vengono pubblicati in media un post ogni due o tre settimane e, a differenza di Twitter, in cui ci sono gif, scatti dietro le quinte, video stupidi, cioè qualunque cosa su Twitter, sul profilo Twitter, su Facebook ci sono solo contenuti di altissima qualità cioè ci sono i teaser ufficiali in HD su YouTube, ci sono le interviste a delle testate online importanti, ci sono i promo, ci sono i trailer, ma sono tutti contenuti ad alta qualità. Nonostante ci siano pochi post, la pagina di Facebook è molto commentata, cioè ci sono ogni contenuto ha 80, 100, 200 commenti e non sono e andandoci a guardare non sono i commentini classici con gli adesivi del cagnolino col cuoricino, so, insomma, sono dei commenti molto spesso ben strutturati di critica, di interpretazione, di filosofia e una peculiarità a discapito di quello che dicevamo prima è che la pagina ufficiale non risponde mai a questi commenti sono gli stessi fan che dialogano tra loro, ipotizzando oppure facendo appunto delle critiche, eccetera. Instagram diciamo che è quello un po' più dimenticato perché ha pochi post, solo 119 post, che non sono tanti per una serie TV di questo calibro, e pochi followers perché ha solo 111.000 followers, però comunque... I, tutte le foto pubblicate su Twitter hanno 10-12 mila like, tantissimi commenti anche queste e l'hashtag Westworld è abbastanza popolare. Quindi diciamo che anche Instagram si, mh, ha una forte attività data dagli utenti però non dalla, dalla produzione. Andando avanti passiamo a quello che forse è il lato più interessante, cioè tutte le manovre di marketing non convenzionale che sono state fatte per lanciare Westworld, soprattutto nella seconda stagione. Ehm... Va fatta una premessa. Come ho già detto prima, Westworld è una serie TV molto complicata, difficile da seguire, con tantissimi personaggi, tantissime linee spazio-temporali che si intrecciano tra di loro... Va, bisogna prendere gli appunti quando si guarda questo, se no non ci si capisce niente ehm, proprio questo ha dato vita ad una community di fan appassionatissimi che non fanno altro che cercare di risolvere i misteri e gli enigmi posti dalla serie tv dunque la produzione che cosa ha fatto? Ha ben visto di cavalcare l'onda di questa tendenza e a metà della prima stagione, ha pubblicato questi tre siti web. Uno è discoverwestworld.com, che non è il classico sito web del telefilm. Solitamente il sito ufficiale del telefilm è sempre indicato come la, la sezione del sito di HBO dedicata a Westworld. E in questo sito troviamo proprio una Pubblicità del parco in sé, cioè come se noi andassimo sul sito di Disneyland e infatti ci sono i video promozionali, c'è una, una piccola parte in cui si può, con un calendario in cui si può richiedere di prenotare, e, e ci sono, c'è anche addirittura c'era una um, una live chat con uno degli androidi del parco che ci poteva guidare attraverso e risponde, rispondendo alle nostre domande ci poteva guidare alla nostra visita al parco di Westward. Ovviamente il sito web segue gli avvenimenti della serie tv: nella seconda stagione, eh, gli umanoidi che popolano il parco si ribellano e ne prendono il controllo e dunque lo slogan Life Without Limits, che era lo slogan originale del parco, viene trasformato in Life Without Loops, cioè uno slogan che denota la volontà di tutti gli umanoidi di non essere più sottoposti al trattamento di cancellazione della memoria che rimuove tutti i loro ricordi. Ci sono anche tantissimi altri riferimenti ovviamente che adesso non sto a spiegare perché... Eh, so, sono veramente un'infinità, però diciamo che è abbastanza evidente dal sito web che il controllo del parco non è più in mano agli umani e quindi gli ospiti, i visitatori non sono più graditi. Da questo sito finiamo anche su un altro sito che è Delos Incorporated, la Delos nel telefilm è l'azienda che possiede il parco Westworld che è una normalissima pagina di presentazione aziendale. Il tastino login in alto a destra può essere diciamo, sbloccato, la soluzione di questo piccolo enigma si trova all'interno di una delle puntate della serie tv oppure su Google se non ne avete voglia. E diciamo questa, questa piattaforma qua durante l'evoluzione della serie portava a tipi di contenuti diversi. Al momento c'è un, diciamo, un modello 3D di una delle ambientazioni che si vedono per ultime nel film, eh, nel telefilm scusate in cui possiamo vedere varie clip dell'ultima puntata della seconda stagione e c'è anche la famosa scena finale, quella dopo i titoli di coda, e si può vedere anche quella che diciamo, lancia un po' la già annunciata terza stagione. E, andando avanti ancora, non è ancora finita perché esiste un terzo sito che è il sito di tutti i parchi dell'azienda Delos. In questo sito possiamo guardare, ci, ci rimando ovviamente al sito di Westward, ma ci sono delle schede di, dei vari parchi in cui compaiono anche gli altri due parchi che abbiamo visto nella seconda stagione. E, o, oltre a questi alimentano le aspettative tre schede vuote che ancora diciamo, sono in fase di costruzione e quindi è molto probabile da queste anticipazioni, che potremo in futuro vedere delle altre ambientazioni ulteriori a quelle che abbiamo già visto nelle prime due stagioni. Questi siti web sono costellati di minigiochi, ehm, interazioni, enigmi, cioè ci, ci si passa una bella mezza giornata a spulciarli tutti. Eh, che è anche divertente alcuni di questi giochi ci, dan, ci portano a delle anticipazioni sulla prossima stagione, alcuni di questi giochi ci fanno rivedere delle clip o dei contenuti bonus che non abbiamo visto, ci rimandano al canale YouTube eh, che mh, non è visibile dall'Italia però alcuni video sì, alcuni video no, però con un buon VPN si, posso, si può scavalcare tranquillamente la cosa insomma e mh, ho finito infatti. Scusi, eh, ultima cosa, le piattaforme online gestite dai fan, a cui partecipano i fan. Quella più popolata è la sezione di Reddit dedicata a Westward, eh, gli utenti sono attivissimi, eh, a tutt'oggi ci sono ancora due o tre nuovi topic al giorno, nuovi post al giorno. Eh, I creatori della serie in questo caso si divertono a giocare col pubblico, ehm, partecipano attivamente molto spesso a queste discussioni, lanciano delle anticipazioni, lanciano dei falsi indizi sulla risoluzione della trama del telefilm. Ehm, sono tutte cose che suscitano tantissima curiosità e fanno anche... Ehm, fanno anche incuriosire e alimentano la voglia di partecipare del pubblico. Eh, concludendo, stringo, eh, concludendo, allora, gli ascolti della serie tv sono indubbiamente calati, ma... Nonostante il calo degli ascolti, come dicevamo prima, si è creata una community molto, molto attiva intorno al telefilm. E questa è probabilmente la ragione principale per il quale HBO ha deciso di andare avanti e continuare con una terza stagione. Comunque non dimentichiamo che, al di là di tutti i rimandi tra realtà virtuale e vita quotidiana, che ci possono essere, eh, la critica e il pubblico hanno accolto con delle recensioni veramente, veramente positive. Questo show che è comunque di altissima qualità sia registica che di sceneggiatura. Quindi aspettiamo la terza stagione e vediamo cosa si inventano. Bene. Scusate, grazie. Facciamo anche non vado via perché ho dei commenti da farle. Allora. In... La, intanto la ringrazio perché ha dato modo così ai suoi colleghi anche di eh, fare un flash, un flash forward su quello che faranno la prossima settimana. Credo che la vostra collega l'abbia fatto molto bene. Un po' il modello è questo: quindi essere, fare una ricerca sui dati, provare a leggerli, a ricostruire un percorso di campagna promozionale e eh, quindi ho apprezzato come lei ha impostato il lavoro. Eh, un commento. Sì. Che è su Michael Crichton, Crichton, non so mai come si dice, come selling element, sono d'accordissimo su quello che lei dice. Lei l'ha molto giocata sulla questione cinematografica e eventualmente letteraria. C'è anche un precedente seriale di Crichton che è Iar, perché lui era uno dei diciamo, supervisori della serie, una delle persone da cui da dalla cui idea nasce la serie. Una serie che è andata avanti per 15 anni e che ha cambiato un po' l'immaginario seriale dal 1994 in avanti quindi secondo me anche sui, eh, sugli appassionati di serie quel nome si può spendere molto bene poi eh, rispetto al tema che ha affrontato all'inizio e a cui è arrivata sulle conclusioni cioè il calo degli ascolti, allora da un lato bisogna dire che gli ascolti di HBO sono bassi a prescindere rispetto perché agli ascolti pagamento. di ABC, NBC o CBS perché è una tv a pagamento, allora le ehm, serie televisive che lei citava, Game of Thrones, Westworld e tanti prodotti HBO, sono quelle che a noi piace di più vedere sostanzialmente, ma non sono quelle che fanno i dati eh, che spaccano nei rating americani, perché quello lo fa una roba tipo Law and Order che a nessuno di noi piace vedere, ma che però ha un tipo di impatto come prodotto generalista molto più, più forte. Quindi quello che emerge, è una cosa che lei dice, è la questione della reputazione, cioè il motivo di rinnovo della serie, non sono solo gli ascolti e il fatto che la rinnovino con un calo degli ascolti può sembrare un controsenso, ma c'è un discorso di... HBO gode di un certo tipo di reputazione, i suoi prodotti sono marchiati come Quality Television, il suo pubblico è un certo tipo di pubblico e quindi io rinnovo quella serie per le ragioni che dice lei alla fine, perché comunque critica e fandom l'apprezzano e c'è un'idea di lavorare su un contenuto di qualità, un contenuto che comunque stimola anche il ragionamento dello spettatore, che non lo vede in maniera passiva come lei ci ha dimostrato, insomma con tutte le iniziative che in qualche modo coinvolgono i fan e gli appassionati e quindi alla fine si arriva ad, un, eh, ad una sorta di circolo virtuoso per cui io rinnovo qualcosa che magari non è quella che mi dà il pane ma che però funziona. Nel, nel, nella mia eh, reputazione nel dire che io sono un canale attento a questo tipo di contenuto quindi mi sembra che il percorso che lei ha compiuto sì, in questa analisi ho preso, sia molto ho preso chiaro come riferimento Game of Thrones proprio perché è la serie di Perfetto. punta di HBO eh, è ovvio che facendo paragoni con le reti non a pagamento i numeri sono ben altri su Game of Thrones forse i dati sono diversi nel senso che ha avuto una crescita nel corso del, degli anni eh, con secondo me un lavoro molto particolare anche qui sulla promozione che è legato alla costruzione di aspettative di un certo tipo, sia dal punto di vista narrativo ma anche dell'attesa tra una stagione e l'altra. Hanno spezzettato eh, le stagioni per far sì che si creasse un hype che veramente manda in, come dire, in tilt molti fan perché comunque c'è un'attesa notevole, tanto è vero che Game of Thrones è una di quelle poche che... Eh, lo stesso Sky trasmette in simulcast eh, con i sottotitoli perché eh, anche gli italiani la vogliono vedere sì. subito. Per Westworld invece magari può aspettare anche qualche settimana, adesso sì. non ricordo. No, no, Forse no, 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 l'ultima l'hanno mandata in contemporanea. Però ecco, per dire che quello lì è diventato un po' un prodotto di punta, anche grazie a tutto il lavoro che ci si fa dietro con la, con la promozione e con la comunicazione. No, la, la ringrazio. Grazie. Bene, allora noi vi ringrazio, ci vediamo martedì prossimo con i, tutti i frequentanti che sosterranno l'esame finale e anche naturalmente con chi non sostiene l'esame ma ha voglia di venire a sentire i colleghi, a dialogare con i colleghi. Insomma l'idea è proprio quella di fare un dialogo, adesso magari non c'è tantissimo tempo ma martedì cerchiamo di riservare tempo anche ai vostri commenti.